Signore e signori, bentrovati. Un saluto dalla Bolaffi, un saluto Alessandro Gea, trasmissione in diretta per voi e con voi, ehm, ovviamente in nostra compagnia, ma soprattutto in compagnia della nostra scelta numismatica eh, del lunedì. Questa trasmissione verrà vista anche in replica con risposta in diretta. Quindi per chi se la perde nell'arco di un paio di giorni su diverse emittenti potrà vedere questa nostra trasmissione che comunque rimane attiva e attuale. Eh, in quanto al di là di quelle che potranno essere alcune conferme della diretta, eh, comunque il contatto con noi sarà presente e abbiamo portato molte monete proprio per potervi accontentare e quindi darvi anche chance se ci vedete in orari differenti durante la settimana. Sono Alessandro Gea, con me c'è Cristina e salutiamo quindi tutto il nostro centralino, salutiamo Alberto alla telecamera, il nostro portafortuna. Bentrovato Albert e salutiamo anche eh, Enrico in regia. Tutto bene, Cristina? Hai qualcosa da comunicare a me personalmente? No, tutto. A Molto bene, perfetto. Eh, benissimo, grazie anche per le vostre chiamate. Il numero che vedete in basso lo utilizzate per Whatsapp e SMS, quello al di sotto del numero telefonico mentre. Per la nostra diretta la possibilità, o comunque quando ci vedete in video, la possibilità è quella di usare il 346 se volete parlare direttamente con noi per qualsiasi vostra esigenza che riguarda il mondo della filatelia e della numismatica. Allora ci siamo perché, perché abbiamo da vedere tante cose e tante proposte anche come abbinamento, il Natale che si avvicina ci porta anche non solo a essere più buoni, lo si diceva un tempo, spero che valga sempre, ma anche eh, a magari darsi un po' di tempo per osservare e seguire le proprie passioni con maggiore appunto, possibilità di tempo, oppure scegliere un regalo interessante, qualcosa che rimane e che non si esaurisce magari nella scadenza di un prodotto alimentare. Attenzione, però, è sempre una bella cosa anche regalare i famosi cestini del Natale, ci mancherebbe, anzi, cose italiane. Ci fa certamente piacere e ulteriormente piacere eh, poterne parlare. Ma cose italiane sono anche in questo caso le nostre eh, monete. Eh, vedremo però anche insieme alla chance della, mh, della numismatica ci saranno delle possibilità legate e trasversali proprio alla filatelia. Ricordandovi che il grande appuntamento filatelico è domani sera, martedì, eh, dalle 21 alle 24, in mia compagnia e in compagnia di Massimiliano. Stasera eh, le nostre trasmissioni sono fino alle ore 20. Ma dalle 21 alle 24, la grande numismatica con Lorenzo. Quindi, eh, Bolaffi non vi lascia mai o quasi mai. Bene, eh, allora eh, ci siamo con eh, le prime proposte che riguardano un ripensamento: o meglio, un pensiero su qualcosa che è stato visto ieri e che avete poi richiesto quest'oggi. Si può fare se la moneta è disponibile. Eh, avremo occasione in un paio di casi di vedere già delle proposte che abbiamo presentato ieri, ma di cui si necessitava ulteriore approfondimento o come ho detto ripensamento in senso positivo. La notte ha portato consiglio e quindi la bella chance di poter mh, magari richiedere dicendo "Guarda, mi piace, posso rivederlo in trasmissione. Vi dirò se sono prelazioni, vi dirò se dobbiamo aspettare una conferma con una precedenza di chi ne ha fatto richiesta o se è una segnalazione per avere il piacere di vederla, ma senza obbligo. In realtà l'obbligo all'acquisto non c'è mai perché ogni vostra prenotazione è appunto in quanto tale prenotazione, ma non con un obbligo d'acquisto e l'intenzione di vederle di persona e l'intenzione di poter di persona valutare insieme a chi vi porterà la moneta della Bolaffi, per avere tutti gli approfondimenti necessari al caso, compredo, compresa la grande possibilità di pagare nel tempo ciò che state scegliendo. Ecco perché l'idea di averne più di una è un'idea bella, eh? di dire guarda faccio collezione. La nostra intenzione, e mia specifica, è quella di appassionarvi al collezionismo. Di, quello, di quel collezionismo, ecco perché l'invito li al collezionismo che poi potrà essere eh, nel tempo una grande soddisfazione grazie anche alla Bolaffi dal 1890, eh, protagonista in questo mondo, come diciamo con giusta frequenza. Presenti sono anche le monete dei papi, le vediamo in una tipologia molto interessante e diremmo un soggetto, anzi soggetti che consigliamo perché nel tempo in tutto il mondo, c'è sì qualche esclusione ovviamente c'è, ma le collezioni dedicate ai papi, certamente il mondo cattolico, sono eh, fortemente apprezzate, quindi agli Stati Uniti, all'Argentina, tanto per parlare... Di luoghi visitati anche recentemente, ma attenzione, salvo escludendo ovviamente le nazioni che eh, aborriscono certe figure, purtroppo è eh, purtroppo eh, abbiamo uno sviluppo veramente importante e anche importante nel tempo, cioè, eh, rivolti verso un passato, infatti parleremo del Novecento, ma parleremo di un passato recente ma non recentissimo, dove prima, ad esempio, di Paolo VI, eh, prima di Papa Giovanni ancora, eh, Pio XI e Pio XII contribuiscono a essere delle forze notevoli eh, di attrazione anche dal punto di vista collezionistico. I marenghi, come non dimenticarli, eh, abbiamo anche una bella chance dedicata alle c'è una, una collezione bellissima che adesso è formata da tre esemplari, eh, da tre monete, che riguarda eh, le divinità, o meglio, le divine auguste le abbiamo chiamate perché sono figure imperiali, sono le mogli di altrettanti imperatori. In realtà le abbiamo viste e ne abbiamo apprezzato proprio la loro la loro bellezza, ma intervallata dalla presenza di una figura maschile oppure dei propri figli. Oggi c'è anche l'occasione di poterle vedere tutte e tre schierate, lo faremo tra breve, proprio perché abbiamo una possibilità di abbinare una richiesta così specifica. Va bene, partiamo subito con, con una richiesta. Ci avete richiesto dei marenghi, i marenghi sono una collezione importante di monete d'oro che hanno circolato nell'Ottocento, dalla battaglia di Marengo in poi, non esattamente in quel momento, ma appena successivo, fino ad arrivare al periodo del Ventennio, col fascetto si chiude, cambiano le cose, le guerre muoveranno e cambieranno le carte in tavola. Diciamo. Però il Barengo è una realtà apprezzata del mondo, anche in questo caso, ce le chiedete con frequenza. Vediamo la scelta di quest'oggi, andiamo subito a vederli. Guarda, li abbiamo proprio qui, bravissimo, bravissimo. Li abbiamo qua, eh, in questa cornice, che eh, potrebbe essere un'idea anche regalo, noi la diamo perché possiamo eventualmente offrirvela, eh, ne parliamo un attimo assieme, per me sarebbe un piacere poterla proprio offrire. Adesso mi sposto leggermente indietro così non tolgo luce, no, no, va bene perché c'era proprio la, la luce del mio corpo che un po' andava a influenzare lo spazio e la trasparenza di questa cornice. Allora, premetto che la cornice è appoggiata sul nostro espositore per esigenze di luce televisive, la cornice sta in piedi eh, con le proprie forze, ha eh, un bello spessore, eh, viene aperta semplicemente con una calamita. E qui, eh, io adesso lo tocco, non è una superficie rigida ma c'è una pellicola resistente e anche, e anche di giusta aderenza che permette di imprigionare e di custodire tutte le diverse monete eh, che possiamo inserire all'interno. Quindi noi adesso abbiamo inserito questi marenghi, però potrebbe essere un'idea ulteriore. Allora, solo per oggi, attenzione vi faccio un regalo in più, definiamolo così perché un regalo in più? perché a questa proposta va addirittura aggiunta solo per oggi quindi attenzione chi dice ma io le ho presi in passato no, è legato a questa proposta eh, e qual è questa proposta dei marenghi d'oro, delle monete d'oro di quello che state cercando per tanti motivi dalla collezione all'investimento, al bene rifugio qual è? Eccone qua l'esempio e la scelta sono eh, due maringhi che hanno portato, hm, che hanno accompagnato due eh, re, due imperatori, due re, e cioè eh, Carlo Alberto e eh, Vittorio Emanuele II, eh, esattamente nella specifica indicazione, eh, nella specifica realtà dell'unità d'Italia. Eh, quindi attenzione perché in realtà stiamo ancora parlando di regno di Sardegna. Quindi eh, non parliamo ancora di unità d'Italia in quanto la proposta riguarda, vi do due anni specifici di queste monete, il 1833, Carlo Alberto, lo vedete alla, alla destra del teleschermo, così sono un po' distanti però come immagini. Eh, se possibile, ecco grazie perché eh, stiamo parlando proprio della specifica delle due monete. Sulla destra del vostro teleschermo vedete Carlo Alberto, i 20 lire, quindi il Marengo. 1833, attenzione, abbiamo qualche chiamata, quindi potrebbe essere una um, numerazione un anno differente, perché la moneta è stata accogliata per alcuni anni, non cambia nulla il valore, la qualità è quella che uh, mostra Bolaffi e anche il prezzo quindi non cambia se arrivate in seconda chiamata. Attenzione non è che uno 5, eh? Eh, si tratta di, due, di tre monete in realtà, cioè di tre coppie disponibili. 1833 in questo caso, eh, moneta circolata, 6,45 chiaramente il peso come grammatura, 21 mm il diametro, il contorno rigato è quello che accompagna un titolo importante, di, elevato, no? 900 millesimi, che è proprio il titolo eh, del Marengo stesso. Quindi possibilità di sceglierla, con il re che diventerà, quindi gli ultimi due re del Regno di Sardegna, eh, il... 20 lire di Vittorio Manuele II, quello chiamato Collo Lungo, la data del 1856. e che ci permette di valutare e vedere, I'm sorry perché qui ne ho messo un altro ma lo posso subito sostituire, eh? e questo qui, no no vieni pure nella diretta, è bello perché questo è un collo corto, può essere scelto ma verso l'unità d'Italia eh, è il collo lungo, infatti stavo notando ma il collo è un po' corto quello del... rimediamo subito, non cambia nulla così sapete che ne abbiamo eventualmente un collo corto che piace tantissimo, viene apprezzato moltissimo, ma che adesso ecco così, ricostituiamo proprio il concetto di verso uh, l'unità d'Italia. Scusate, ma così vedete come si manovra proprio. Non so se puoi magari darmi la telecamera, vedete, si apre semplicemente la, ehm, la nostra cornice, viene ben collocata, si richiude, ecco qua, sigillata, ferma, perfetta. Eh, chiaramente questi movimenti a noi implicano la presenza e eh, la possibilità di mostrarle nel modo giusto e ideale proprio per poterle apprezzare. Infatti c'è cioè, il collo corto, l'anno non torna è questo, eh, è questo che andiamo a vedere. Bene, avviciniamole pure adesso nuovamente perché si tratta di quelle giuste cioè quelle giuste, quelle proposte poi attenzione, la chiamata in più non è che quel Marengo non andava bene solo che è dopo l'Unità d'Italia quindi lo potremo valutare potrete addirittura metterle insieme se volete aggiungerle come terze eh? guarda qua, si vede benissimo allora quello che vediamo a sinistra è Vittorio Emanuele II re di Sardegna perché nel 1856 ancora l'Unità d'Italia non c'è stata quindi verso l'Unità d'Italia tutte e due Qualità 40%, tutte e due certificati Bolaffi, tutte e due a 1480 euro signori. Come, scusami? 1430 grazie, 1430, eh, si vede che do dobbiamo aggiustare il tiro, eh? 1430 brava Cristina, eh, sono, sono lanciato con, il, con, con le ali, 1430, 40% di qualità, attenzione solo adesso vi regalo anche la cornice perché se scegliete tutte e due... Vi diamo il libro dei Marenghi in regalo, quindi è un dono in più, stiamo veramente sparigliando l'offerta. Eh, ma va bene, sparigliando, ah, meglio, sparigliando le carte per darvi il possibile e l'impossibile. Questo cosa ne fate di, questo, di questa cosa? Cioè, fermo restando che potete collocare le monete che volete, ma potete dire guarda questa qua sai cosa faccio? Io la metto in esposizione nel mio, nella mia vetrina, perché l'abbiamo inclinata? Perché per le nostre luci, l'orientamento delle nostre luci, chiaramente eh, mettendola in piano non renderebbe televisivamente. Quello che rende tele invece di persona è la possibilità di collegare questa cornice museale con queste due straordinarie monete d'oro. La scelta poi è quella di dire: guarda, le colloco in questa cornice o ne faccio un'altra destinazione? E allora doppia destinazione. Esatto, no, no, va benissimo. Allora, se nessuno chiederà specificatamente quest'anno, le altre due proposte potranno viaggiare indipendentemente dal fatto che sia la prima, la seconda o la terza conferma. Ho tre chiamate disponibili. Eh. Tre chiamate disponibili, quindi potremo ovviamente, ovviamente, avrete modo di parlarne con noi eh, al centralino. WhatsApp, eccetera. Allora, il regalo cosa aggiungiamo? E si vede che sento l'aria del Natale, eh? Si vede che sento l'aria del Natale, ma certo, potreste ad esempio aggiungere il collo corto se volete, cioè il Vittorio Emanuele, poi lo vediamo chiaramente, dopo l'Unità d'Italia. E allora abbiamo la possibilità di vedere e di collocare queste monete. Guarda, dove le vado a collocare? Intanto. Questo cofanetto ve lo regalo se scegliete tutti e due, se scegliete oggi due Marenghi fate voi i vostri abbinamenti, chiedete, valutate come poter fare, In questo, con questa chance, di, eh, con questa possibilità due devono essere, il volume, volume che permette di vedere e osservare tutta la storia del Marengo, dalle origini all'ultimo Marengo dell'Unità d'Italia, con una bella scheda, belle schede finali e pagine importanti dedicate alla catalogazione dei diversi Marenghi. Troverete ovviamente anche questi, perché è proprio l'invito al Marengo dell'Unità il vito al Marengo la moneta d'oro, il Marengo italiano, unità e anche prima, durante e dopo eh, l'unità d'Italia. Questa è la cartellina che permette di conservare all'interno i certificati eh, Bolaffi, l'immagine che vedete in alto è eh, quella del Marengo di Marengo, poi abbiamo una, un separé in velluto, Abbiamo dei parallelepipedi che possono, eh, che tengono fermo ovviamente, cosa qualcosa, lo scrigno. Che nel momento in cui deciderete di conservarli in un modo più appartato, o magari collocarli, ad esempio, in una cassetta di sicurezza, c'entra perfettamente. Aprite anche qui con calamita gli oblò misurano, sono atti a contenere i 21 mm delle misure della moneta, quindi proprio per il marengo, c'è un altro fondo ovviamente che fa sì che non si collochi in modo eh, impreciso, e i due marenghi li mettete qui, collezionerete gli altri, volete ad esempio il terzo marengo? Benissimo, sarebbe una scelta ideale, li mettete tutti e tre, in quella cornice ci sta anche il terzo marengo, magari li mettete sfalsati, eh? E il terzo Marengo qui ci sta perché vedete sono cinque fori, c'è anche il, lo scrigno, l'abbiamo chiamato così grazie al suggerimento di una telespettatrice, che permette di vedere e di collocare eh, tutti, eh, una parte della collezione di Marenghi d'Italia. Poi vi dà soddisfazione, scoprite che è anche un giusto investimento, benissimo, cosa accade? Questi parallelepipedi vengono sostituiti, saremo noi a farlo se avete piacere. Ovviamente, non ve li faremo pagare perché la collezione continua. Altri scrigni, ovviamente, li faremo pagare scegliendoli da noi. Fino ad arrivare, bravo Enrico, a questa completezza straordinaria che stiamo adesso vedendo. Eh, fino ad arrivare a questa tipologia di collezione, allora, visto che non voleva essere. Bravo, bravo, teniamolo. Visto che non voleva essere separato, visto che non voleva essere separato, allora cosa facciamo adesso? Andiamo a collocare mentre vediamo le diverse possibilità che stiamo offrendo, andiamo a collocare eh, il terzo Marengo all'interno. La Cristina mi farà una semplicissima somma. Eh? Ovviamente non potremo più chiamarli verso l'Unità d'Italia, è ovvio, perché l'Unità d'Italia è già avvenuta. Gli daremo un nome differente o non gli daremo nessun nome perché adesso li offriremo a voi. Tutti e tre. Non ci credo, davvero? Sei sicura? Mi sembra troppo poco. Mamma mia, allora, allora, te, guarda che bellezza. Guarda, signori... Fate un investimento, ma usiamo le stesse parole, ma che paura bisogna avere, guarda che bellezza! Allora, 1945 945 euro tutti e tre, non scriviamo nulla, scriviamo niente, non scriviamo niente Enrico, non c'è bisogno di scrivere nulla, veramente diremmo quasi uno speciale tv, ma non scriviamo niente, lasciamo la possibilità però. Esclusiva TV la scriviamo perché questa cornice nessuno ve la regala, si paga e si paga profondamente. Non da noi, da noi si può scegliere a un prezzo correttissimo, ma le usano nei musei. Le usano nei musei, quindi a 1945 euro esattamente, esattamente avete. Il marengo collo corto, il Mare Vittorio Emanuele collo corto, Vittorio Emanuele collo lungo, quello sulla, vabbè, sulla destra il collo corto che è già oltre l'Unità d'Italia, ad esempio questo porta la data del 1865, sulla sinistra il collo lungo che abbiamo visto porta, abbiamo già indicato, la data del 1856, quindi Vittorio Emanuele. E in alto il loro precursore, guarda, sembra la la via dinastica. Eh? La sta, la, la, allora, posso accontentare? Eh, esattamente, esattamente, esattamente. Posso accontentarvi anche qui tre chiamate, cioè eh, su questa proposta tre chiamate. Ne volete uno da solo? parlatene con noi ve lo diamo ci mancherebbe il Marengo ha anche un valore così una possibilità di composizione indipendentemente dalle possibilità di proposta indipendentemente dal fatto che siano due o tre allora potevamo anche dire guarda mi è sfuggito non sono stato abbastanza commerciale dicendo Prendete due marenghi, avete il volume, avete l'album, avete lo scrigno. Avete, ne prendete tre, avete anche la cornice e invece, anche se ne scegliete due soltanto, vi diamo la cornice, eh, però attenzione: la cornice: eh, per i due soltanto deve implicare la scelta di Carlo Alberto e di Vittorio Emanuele, d'accordo? Sì, eh, questa è una regola eh, che abbiamo, cioè. Con due marenghi, Vittorio e Emanuele II, Colo Lungo e Carlo Alberto, avete eh, la cornice e il volume. Se scegliete questi due marenghi di base, cioè i due Vittorio e Emanuele, è un'idea un di par condicio, eh. non è dice ma ci guadagniamo, non ci guadagniamo, ma è un'idea di par condicio con proposte precedentemente fatte al nostro pubblico. Quindi vi diamo il volume, vi diamo lo scrigno, vi diamo l'album. Eh, quindi è chiaro no, questo passaggio proprio perché e per rispetto anche perché li ha confermati fino magari collo corto e collo lungo piacciono moltissimo ci sono state conferme la scorsa settimana mi spiace non averle presentata eh, con questa chance quindi rispettiamo proprio questa non è difficile siamo pronti anche al centralino a chiarirlo eh, al nostro pubblico allora ehm, intanto ehm, intanto beh, ad esempio anche la proposta eh, delle, delle, delle diverse monete. Vediamo i rovesci. Andiamo a vedere i rovesci. Posso comporlo io nuovamente? Allora, io prendo. Magari se vuoi Enrico. Mandare un attimo. Ah, bravo, bravissimo. Perché teniamo le i rovesci. Vi appariranno come tre monete di borsa, perché? Quelle che diciamo, vabbè, sono quelle uguali, non so la sterlina, questo, quest'altro, no? di borsa e oppure lo stesso c'è un marengo che, come tale, viene identificato, eh, dove ovviamente ci deve essere una, una identicità, un'unicità, scusate, una presentazione uguale, no? Eh, ovviamente non ci può essere quella differenza storica all'interno del stesso gruppo, devono esserci uguali condizioni. Qui abbiamo quel plus valore dato dall'unicità della storia di certa tipologia. E allora sono collocate nello stesso modo, le vediamo, adesso le ho orientate per meglio mostrarvi i rovesci, e invece andiamo a vedere, perché se quando possiamo le avviciniamo, intanto vediamo insieme lo scudo sabaudo, dimmi Cristina! Allora c'è una conferma per la coppia eh, verso l'unità d'Italia per Roberto Vittorio Emanuele da parte del signor Ettore di Vivo Valencia. E poi c'è una. Va bene, allora due scelte, sì. ok? Va bene. Eh, allora, le due, quale ha scelto la prima proposta, vero? Quello Carlo Alberto e Vittorio Emanuele, perfetto, benissimo. Anche perché adesso scendiamo solo a due, quindi attenzione, eh, mentre ne abbiamo ancora una per il Vittorio Emanuele collo corto se non vado errato. Benissimo, ottimo. in quel caso hanno sia la cornice che il volume. Eh? Bellissimo. No, no, no. Allora, eh, mi fa in meso, mi piace, sono contento perché sento le chiamate, WhatsApp, eccetera. <ride> è splendido, no, 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 va bene, va bene. Eh, Vediamo no stiamo Sincerato è bello perché stia, adesso la Cristina sta chiamando, eh, sta comunicando con il nostro. Diciamo con il nostro cavò e eh, riprende male il telefono per sapere se possiamo eventualmente concedere in più. Al momento non è possibile, quindi abbiamo eh, due, insomma, due chiamate, non è che sono poche, è ancora possibile fare abbinamento. Avviciniamo un attimo la la nostra telecamera, allora riusciamo a vedere delle differenze, beh saranno un pochino più, c'è una differenza nelle proporzioni dello scudo, mentre c'è eh, una differenza, mh, riesci a farmele vedere una per una, perché se no ci sono altro che delle differenze, perché Regno d'Italia è eh, l'IRE 20, solo che così, o cioè, ecco, una per una. Chiedo scusa, c'è la pellicola un pochino di polvere al di sopra, polvere insomma, nel maneggiarla adesso. Ma vedete l'altra invece, l'Ire 20, di Vittorio Emanuele del Regno di Sardegna, che adesso inquadriamo, esatto, inquadrato in questo momento. Cosa trova? Trova la leggenda nel giro eh, della moneta, le, le scritte con tutti i titoli eh, di Vittorio Emanuele II eh, sulla, in lingua latina. Quindi ci sono delle differenze, eh, chiaramente, non sono. Stereotipate o fatte, avevano proprio delle realtà diverse. Non cambiando il proprio numerale, Vittorio Monele II, eh, le monete ebbero un prima e un dopo. Vediamo anche l'altra, magari Alberto, così eh, le possiamo insieme un attimo considerare. Ecco, lo scudo sabaudo rimane tale, ci sono in realtà delle differenze millimetriche, il collare, collare dell'annunziata. Eh, e eh, però, Regno d'Italia, andiamo a vedere anche Carlo Alberto. Ricordiamo quindi la conferma precedente: 1430 più cornice, più eh, esatto. Più il libro, album e scrigno, tutto quello che vi abbiamo proposto. E in questo caso, andiamo a vedere invece il 20 lire. Cambiano, ovviamente, anche possono cambiare segno di zecca. Ci sono eh, sempre la lingua latina, però chiaramente ci muoviamo su un'ulteriore realtà. No, volevo... Va bene, va benissimo, va benissimo va bene, bravo Alberto oh allora, eh, basta andiamo avanti, chiedono al centralino io devo, anche perché con due chiamate non arriviamo a fine trasmissione, con due possibilità sole non arriviamo a fine trasmissione però al momento di te vedi non sono mai fortunata o fortunato non arrivo mai per tempo, non riesco mai a confermare e invece con due possibilità che adesso abbiamo lo potete fare sai che mi piace talmente tanto che questo non lo sposto, lo tengo così fermo pronto, in, eh, per, anzi no lo voglio spostare perché adesso vi presento un'altra cosa. Mi dai un attimo ancora i marenghi che li vediamo ancora un attimo, ti prego, perché in realtà i WhatsApp, i bip, voi non li sentite, li sento io, perché mi piace sentirli di comunicazione, di conferma, di conferma non ancora se non andremo a centare. ma eh, i bip che arrivano di informazioni eh, sono qua eh, in una trasmissione molto viva, almeno come inizio. No? Poi ecco, bravo. Vediamo tutte le diverse varianti se possibile che vi abbiamo portato proprio come massima attenzione, mentre le vediamo. No, finché non si acquietano i telefoni eh, io certamente vorrò presentare eh, quello che eh, abbiamo nella possibilità di lettura dell'immagine stessa. Quindi finché non si acquietano i telefoni saremo a... ...mostrare... ...ancora questi Marenghi. Lo so, c'è Enrico che dirà... ...Alessandro, ho passato mezz'ora a sistemare le monete... ...cosa mi stai facendo? Ebbene sì, ebbene sì. Allora, in genere il pomeriggio... ...c'è un buon pubblico femminile pronto e attento. Allora, io adesso... Non permetto a nessun maschio di entrare in conferma. Alessandro, cichettizzi, è una questione di generi, è una questione... Sì, sì. Allora, da, dalle gentili telespettatrici, da A come Antonella, a, ehm, a Z come Zaira, giusto? Possiamo, possiamo rivolgerci al pubblico femminile con la prima chiamata. Se però i signori uomini dicono che è destinato a un regalo per il pubblico femminile, allora noi in buona fede ci crediamo e accetteremo la vostra conferma. Va bene? Cosa ci fa Enrico, eh Federico qua? Che poi, allora Fede, no, Alberto, cosa mi fai? Federico mi rimproverà sempre. Allora, intanto è bello vedere Federico con un gran sorriso subito appena arriva la telecamera. E allora, scherzo, eh, scherzo, ovviamente. Allora, eh, allora ci siamo. Allora, mamma mia, adesso ho fatto qualcosa che sicuramente sarà difficile o mal fatto, ma recuperiamo subito. Recuperiamo subito perché abbiamo modo di prepararci. Un saluto ovviamente a Federico che è con noi, Enrico rimane sempre in regia. Intanto allora, vi andiamo a presentare, allora, in realtà mi piacerebbe escludere il pubblico maschile, no, sto scherzando, cioè, mi piacerebbe far giocare in questo modo il pubblico femminile, spero che intervenga, non voglio escludere i nostri collezionisti, gli amici all'ascolto, quindi faccio un piccolo passo indietro, rimangio quello che ho detto eh, e non, eh, va bene così, insomma. Destinate a tutti, però attenzione. Avete visto comparire a fasi alterne eh, delle immagini femminili, che la donna aveva un doppio, aveva una grande responsabilità in Roma, ma certamente non poteva sorgere a certa grandezza. Quindi merito forte a queste tre divine auguste, come le abbiamo volute chiamare, perché eh, veramente un merito forte poterle, diciamo, prezzare eh, in un ambito difficile, eh, l'ambito appunto dove la donna sì era madre ma aveva certamente dei ruoli molto molto inferiori. Chi si è fatta strada eh, anche con escamotage molto molto particolari comunque era indubbiamente figura di carattere. Allora, le tre divine imperatrici sono le eh, tre immagini, le tre monete che adesso andiamo a trovare. Adesso io vedrò, eh, mi direte come posso eh, mostrarle al meglio, eh, cercheremo di orientarle eh, nel modo migliore perché si possano apprezzare e leggere e nello stesso tempo andremo eh, magari a trovare il modo di dare soddisfazione con le diverse conferme. Allora andiamo a vederle quando possibile e se ci sarà un po' di riflesso leggerete la bellezza eh, e l'importanza di quello che è il segno tangibile dell'argento, perché le divine imperatrici sono davanti ai vostri occhi, il cofanetto e il regalo, tre denari d'argento nella grande e giusta rarità delle proposte che possiamo trovare. Eccoli qua. Tre denari sono ovviamente collocati, adesso non le vedete, all'interno della loro capsula eh, protettiva. Eh, sono eh, tre importanti figure nella storia del, dell'impero romano. Signori, vi presento Faustina Maior alla sinistra del teleschermo, Vibia Sabina al centro e Giulia Domna sulla vostra destra. Io eh, ovviamente mi permetto di poter apprezzare insieme a voi eh, queste monete dandovi un prezzo unitario per tutte e tre cofanetto compreso. Eh? Tutte e tre cofanetto compreso. E cioè, attenzione, qui... Prezzo speciale TV, esclusiva TV, qualsiasi. tutto quello che può essere utile a recepire e a scoprire eh, ciò che stiamo proponendo, cioè le Divine Auguste, a 990 euro tutte e tre. E qualcuno dirà: Ma è un prezzo psicologico? Benvenga se è un prezzo psicologico e mi permette di rimanere al di sotto dei 1000 euro, dei 1100, dei 1200, dei 1500 euro. Tre monete d'argento coniate apposta per loro, signori. Vi presento i consorti, e cioè per Faustina Maior, eh, vi presento esattamente i consorti. Eh, cioè andiamo a parlare di figure di prima grandezza e in realtà non le ho disposte esattamente eh, in un termine eh, cronologico eh, perché era proprio un'esigenza di poterle vedere e apprezzare nel modo migliore anche in questo caso, ma potete interscambiarle, potete immaginare e trovare la formula migliore per apprezzare quanto esattamente stiamo vedendo, quanto stiamo valutando, quanto vogliamo offrirvi. Allora, certo, Vibia Sabina, quella al centro, consorte di Adriano, signori. Vibia mm? Sabina, consorte di Adriano, in assoluto di grande, importante rappresentazione. Abbiamo l'altra importante figura, ecco teniamola, teniamola, Vibia Sabina ebbe una vita particolare, eh? proprio come con Forza, eh, subito, subito, allora quante chiamate? Posso accontentare tre chiamate anche in questo caso, eh? tre chiamate, quindi ehm, vediamo, sono monete che hanno circolato, quindi possiamo apprezzarne proprio la loro... Ehm, il loro stato, ecco, quindi eccola qua, la moglie di, di Adriano, quella che storicamente è eh, una raffigurazione eh, un pochino più defilata, ma anche lei eh, una volta morta, tra l'altro eh, morì in condizioni anche un pochino particolari, non si sa se uccisa o meno, non visse costantemente con Adriano, non venne mai ripudiata nonostante non fosse in grado di dargli figli, eh, però troviamo una, una figura comunque di prima grandezza, sua era la villa di Tivoli, denaro in argento, Faustina Maior, la moglie di Antonino Pio, eccola qua, quindi troviamo un'altra rappresentazione eh, di prima grandezza, è quella a sinistra del teleschermo e, e ancora un'importante possibilità di valutare la, la, la bellezza diciamo di questa figura che eh, ebbe dalla sua un'importante un addirittura dote che venne spesa a favore delle fanciulle abbandonate. Vi furono proprio dei particolari editti. A lei riguardanti, morì prima eh, del suo consorte e si dimostrò veramente un amore nel tempo. È eh, così chiamato questa, questa coppia eh, così autorevole. La terza immagine che vediamo, eh, Giulia Donna, e eh, invece la, eh, la figura sulla destra va a costituire l'importante eh, figura accanto a Settimio Severo, madre di Geta e madre di eh, Caracalla. Morì, già soffrì forte dolori, quando Caracalla fece uccidere ovviamente suo fratello Geta, possiamo immaginarlo, anche in un mondo, quello romano, dove... I suicidi rituali, chiamiamolo così, o i suicidi che l'imperatore chiedeva ai propri eh, a chi gli stava attorno, accadevano costantemente. Eh, era una prassi che esisteva. Eh, anziché far uccidere qualcuno, gli si suggeriva il suicidio, quindi scegliere la morte per loro migliore. Era eh, degli aspetti che comunque certamente molto toccanti. Comunque morirà distenti proprio nella nell'ambito di quello che è l'altro uccisione di Stentio forse si ucciderà eh, proprio con la morte di Caracalla, l'altro suo figlio che verrà eh, ovviamente ucciso. Comunque figura importante, figura che anche dopo la sua morte attraverso poi elezioni successive eh, come l'ambiente ad esempio siriano eh, sarà quello di altri imperatori. Pensiamo a Elio Gabalo, eh, pensiamo ad Alessandro Severo, quindi la sua figura comunque rimarrà di riferimento anche alle altre donne di famiglia, e eh, indichiamolo così. Allora, andiamo a vedere la proposta numero 27, caro Enrico, proposta numero 27 con le divine auguste, scritto senza due ma per semplicità. 128, 217, 990 euro, 128, 217 è ovviamente la forbice di tempo che costituisce la presenza nel mondo romano di queste tre divine auguste a 990 euro. Eh, altra importante eh, possibilità di scegliere di di avere, certo il cofanetto è il regalo e il prezzo, signori, non voglio esagerare, mi verrebbe spontaneo di dire di una moneta, di un denaro d'argento vero, autentico, eh, di 1900 anni fa, eh, circa, al, circa 1900 anni fa, mi verrebbe dire di uno, ma vogliamo essere più coi piedi per terra, qui praticamente una terza moneta la state avendo in dono, una terza moneta la state scegliendo eh, come fosse un regalo da parte della Bolafi e non è poca cosa, specialmente abbinata alla grandezza e alla peculiarità di figure che non sono, di immagini che non sono sul rovescio di una moneta. Sul rovescio troviamo delle divinità dell'antica Roma ma sono eh, delle, una presentazione che riguarda specificatamente una, eh, una devozione così saliente da mettere sul dritto eh, l'immagine femminile. Ecco, questo dovrebbe essere valutato nel massimo della possibilità di quanto vi stiamo offrendo questo dovrebbe essere e non si dimentichi l'opportunità eh, magari dire guarda 990 va bene ma posso mi faccio come regalo di Natale posso pagarteli adesso poi una parte adesso quando li vedete non prima solo vedendoli nella scelta finale quindi la vostra conferma adesso non significa ah guarda non poter avere l'attenzione di chi sceglie e poi pensa se acquistare o meno. Con serietà, certamente, ma non siete obbligati, non siete vincolati perché la vostra chiamata è semplicemente una conferma in visione. Ricordiamolo anche ai nuovi telespettatori, è eh, indubbiamente. Bene, grazie. Allora ci siamo. Quindi ricordate, abbiamo lavorato sui tre multipli di tre, i marenghi, abbiamo lavorato sulle immagini della delle tre imperatrici, le divine auguste, così le abbiamo chiamate. Adesso andiamo a vedere quell'importante eh, sesterzio di, visto che abbiamo parlato, di settimio severo, cioè il marito di Giulia Domna ci porta alla visione del, del sesterzio di settimio severo. La Chiesa. Casa eh, dei Severi, una casa che addirittura attinge e cerca, eh, diciamo con ferme autorità, addirittura nella linea che portava da Traiano ad Adriano a Marco Aurelio. Quindi eh, c'è un'attinenza un a certe mode, lo dico perché se noi vediamo questa effigie potrebbe ricordare un Marco Aurelio, anche in parte. Per la caratteristica delle folte Chiome e della barba un Adriano, ma siamo comunque con Settimio Severo, siamo all'Eptismania, siamo al luogo di origine eh, di questa eh, di nascita, proprio in Libia eh, di questo imperatore, un imperatore che fece forte l'esercito e che capì l'importanza della legione non solo per mantenere l'ordine ma anche per poter far sopravvivere Roma. Diverse guerre, i britanni, i parti lo impegnarono. Una bellissima moneta, un bellissimo sesterzio che sul rovescio mostra l'immagine dedicata alla sua terra, all'Africa, perché questa donna che solleva leggermente la veste e mostra spighe di grano, ci conduce perfettamente. Eh, nella direzione e nella bellezza proprio di questo specifico eh, di questo eh, ambito, cioè l'Africa, eh, il mondo dell'Africa. Quindi una chance per poter, le Divine Auguste, cioè. le divine Auguste mi raccomando, signori. Eh, mi cioè, se, se può, se può, allora teniamo sempre. Teniamo. Grazie intanto per le diverse conferme che stanno giungendo, eh. mi fa immenso piacere, questo è Settimio Severo, questo è il padre eh, di Geta e Caracalla, due futuri imperatori, coimperatori, chiamiamoli così, anche se Geta non regnò per molto, e marito di Giulia eh, Donna. Ti chiedo come sempre, eh, gentilmente Enrico, il tondo severiano, dove possiamo vedere in un'immagine dipinta pittorica, perché sotto Settimio Severo la pittura viene fortemente proclamata come momento storico. Ti chiedo gentilmente, quando sarà disponibile, di poterlo valutare, così vediamo la ritrattistica fedele, come è stata fedele la presenza delle diverse monete. Intanto, Senato Consulto, intanto le iniziali che vedete centrali, ecco sulla destra Settimio Severo e sulla sinistra Giulia Donna. Le origini erano: ci sarà uno scrittore quattro secoli dopo che dirà che probabilmente era uomo di colore, in quanto africano eh, il, ehm, è un'ipotesi. Eh, ma non, eh, non certa, mm, fu soltanto uno scrittore ad asserirlo quattro secoli dopo l'avvenimento, quindi in un periodo difficile storicamente da valutare. Eh, la carnagione, forse più scura, più, diciamo con un, pochino, un colorito più accentuato, potrebbe portare delle tracce in tal senso, ma non è un fatto di colori, qui si parla della romanità, del mondo romano che metteva sul trono. Eh, imperatori siriani, asiatici, imperatori ispanici, imperatori africani, eh, Africa inteso come continente senza problema alcuno. Giulia Domna era di origine siriana, la, la figura femminile che avete visto. Adesso ecco sulla sinistra ed è la stessa simile acconciatura dei denari eh, delle divine imperatrici, genti, quegli splendidi argenti che abbiamo visto e che vi abbiamo proposto. Eh? Allora, eh, eccola qui, vedete, questa è Giulia Donna. Attenzione, non chiedano separatamente i denari delle imperatrici perché questa proposta è veramente legata a tutti e tre i denari. Eh? Grazie. Molto bene, benissimo. Teniamo ovviamente eh, il modo di... Eh, benissimo, allora eh, la richiesta di questo sesterzio lo andiamo subito a valutare, lo valutiamo insieme, lo analizziamo insieme. La richiesta per questo sesterzio ci porta, attenzione alla proposta eh, numero 6, 7, eh, scusatemi, 1790 euro, eh, la proposta numero 5. Mm? Eh sì, assolutamente. Eh? Assolutamente. Quindi teniamo... Benissimo, benissimo. Allora. 1790 euro. Vediamo altre immagini come il grande portale in Roma posto al di sotto di un arco che vede la raffigurazione di Settimio Severo e Giulia Domna, presente anche Geta, ma la Damnazio memorie di Caracalla cancellò il volto del fratello. Qui eh, vediamo altre immagini di riferimento rappresentata. Ti chiedo scusa perché tra le diverse chiamate ero un attimo distratto, possiamo ritornare insieme a vedere ancora il rovescio perché televisivamente forse risulterà di questo sesterzio in oricalco, quindi in ottone, risulterà con patine stratificate nel tempo. Le patine sono importantissime, eh, importantissime, non toglietele. Si chiama oricalco perché aveva un tempo, la, eh, aveva una patina d'oro che di lì a breve, nel corso d'uso, si perdeva, ma non si perdeva dopo secoli, si perdeva in tempo relativamente breve. Eh, ecco perché o ricalco, ottone, quindi una lega, che nel tempo assume caratteristiche che nascono dalla, dal luogo in cui venne conservato il letto, il, Limes, il, letto di un, scusate, il letto di un fiume, il limo di un fiume, perché il limo è la frontiera e il confine, il letto di un fiume, eh, terre di particolare... Um, di, di particolare composizione chimica che andranno a influenzare un metallo che veniva influenzato eh, non rimaneva come loro intoccabile, ma questo è il suo fascino, quindi non si tolgono. Le patine addirittura corrispondono e costituiscono una, nella ricerca diciamo archeologica un fascino in più, è 1790 euro. Sesterzio che porta dimensioni, ecco il rovescio che vi stavo dicendo, scusami, scusami ancora, il rovescio che vi stavo dicendo è proprio quello legato all'immagine dell'Africa, quasi una divinità o come una divinità, che solleva leggermente la sua veste mostrando spighe di grano. Al suo lato, in basso, un leone. Ora, televisivamente me ne rendo conto perché io ho davanti uno schermo che... Grazie allora, un saluto carissimo. Grazie per le conferme che stanno giungendo e complimenti. Devo dire che le Divine Imperatrici sono assolutamente molto apprezzate, mi fa immenso piacere. È la prima volta che vengono presentate. Eh, prima volta che vengono presentate. Intanto dicevo, televisivamente me ne accorgo perché ho davanti a me un monitor che mi permette di vedere più o meno come voi recepite a casa e ehm, risulta essere una moneta meno identificabile, ad esempio nel volto. Vederla di persona ne guadagna molto, eh, ne guadagna molto, oppure essendo una moneta che ha avuto chiaramente una sua giusta usura, portandola al 25% di qualità. Così si intende, che è una qualità buona, non è elevatissima e ci permette di valutare un sesterzo estimio severo a 1790 quando si raggiunge la qualità del 100%. Che non si raggiunge mai in quest'epoca perché il tempo, anche se non l'avesse conservata nel modo migliore, ma non potevano essere tanti i modi migliori. Eh, 1900 anni fa, 1800 anni fa di conservazione, ehm, comunque perderebbe qualcosa in percentuale. Eh, grazie, grazie. Allora, andiamo a vedere l'altro sesterzio. Andiamo. Ricordino, signore, una piccola nota sulle gens. Le matrone romane avevano un potere elevatissimo. Siccome stato, tanti stanno chiamando, chiedendo anche informazioni sulla storia del mondo femminile a Roma, a Roma nell'impero romano, mi fa immenso piacere. Non posso definirmi un esperto, mi piace, sono appassionato, mi piace, ma grazie per queste indicazioni. Allora, ci sarebbero dei capitoli interi da aprire, io voglio rimanere abbastanza inerente alla monetazione che vediamo però attenzione la figura femminile era fortemente contrastata e subordinata all alla figura maschile ma rimangono delle ricchissime tradizioni come la mater famiglie, come la famosa matrone che poi in realtà avevano un potere e sapevano manovrare giustamente basta prendere e citare Nerone per capire come le figure femminili porteranno anche drammaticamente a mutare il corso della storia. Quindi la loro abitudine, la loro capacità. Ad esempio, la eh, Giulia Domna viene chiamata la filosofa perché veramente se per costruire un cenacolo oggi si direbbe un salotto, si direbbe fino a un po' di tempo fa un salotto, dove inter da Galeno a, eh, a grandi, i medici del passato e anche i pensatori del passato erano presenti eh, con... Eh, cioè, veramente costituivano l'intelligenza del tempo. Quindi è importante proprio considerare quella valutazione. Grazie per la segnalazione. E poi, attenzione, c'è uno studio attento e accurato sulle acconciature delle figure femminili. Eh? Ehm... Che erano eh, veramente elaborate utilizzando anche delle parrucche o dei toupet, nonostante avessero magari dei capelli bellissimi, ma venivano utilizzate proprio queste chiome a dimostrare la grandezza e la, la raffinatezza del mondo romano. Eh, lo stesso per i profumi, per le ampolle in vetro che conservavano i profumi. È un mondo affascinante e le monete ne sono testimonianze. Molte volte gli stessi musei, gli stessi storici, conoscono. I usi e costumi, grazie a cosa? Gli affreschi, i dipinti si rovinavano, non erano molti. Le sculture, ma quando ci furono i vandali, quando ci furono, venivano distrutte. Quindi, la scultura certamente ci mancherebbe. Ma vi faccio vedere un esempio, l'abbiamo visto insieme. ma... Eh, è veramente una storia appassionante ecco qua, Settimio Severo ve ne ho parlato il nostro, ehm, ecco qua, qui abbiamo proprio l'immagine questo è un volume di storia dell'arte abbiamo proprio l'immagine di Giulia Domna e troviamo una fedeltà assoluta quindi moglie, l'ultima terza delle monete che abbiamo visto moglie consorte eh, di, vedete questa è una parrucca un tupe, possiamo definirlo i suoi riccioli quelli al di sotto che spuntavano proprio delle citazioni. E questa forse la vediamo meglio rispetto all'immagine che ci ha dato Enrico, ma perché è più frontale, semplicemente per questo motivo, perché per fortuna i libri possono ancora portarci immagini che su internet magari non ci sono, ci sono andando a cercare chissà dove, qui troviamo nuovamente Settimio Severo con Giulia Domna, quindi possiamo eh, vedere frontalmente eh, la bella immagine, ecco è la porta degli argentari così chiamata, il rilievo al foro Boario di Roma. Eh, mentre eh, il busto di Giulia Domna e Musei Capitolini, tanto per darne una citazione, questo è un mio volume che mi piace un po' documentare anche quello che avete, l'importanza di una cosa, signori: l'argento è la discriminante nell'economia romana, come lo era in Grecia, la grandezza di Atene deriva fortemente dalla presenza di miniere d'argento che contribuirono al suo sviluppo. Andiamo sempre a vedere il perché nell'economia delle cose, anche nelle polis greche, e scopriremo eh, proprio cosa significa, eh, cioè, cosa scopriremo, avremo maggiori informazioni. Allora, c'è un altro sesterzio che vi mostro: la figura è un giovane fanciullo, poco più eh, di un fanciullo. Ed è Alessandro Severo, quindi la distinzione dei Severi continua nel tempo, lo andiamo a vedere, io ho trovato una moneta che ha avuto una sua consunzione, ma quando le sceglie Bolaffi è perché vale la pena commercializzarla, sceglierla, acquistarla. Quando la qualità scende leggermente, entro certi parametri se no non le trattiamo, Vadano a vedere i siti dei musei, ci sono delle monete che sono quasi irriconoscibili eppure hanno una loro valenza storica. Quindi Bolaffi va già a scremare, noi andiamo già a scremare. È chiaro che dici ma io ne vorrei una integra, assolutamente integra. E se si trova bene, e se non si trova il prezzo sarà diverso. Magari nel tempo ne troverete una della stessa tipologia che voi state collezionando, scelta da noi, troverete un 70% di qualità, ipotesi rarissima. Direte bene: io porto quella da 25, vediamo, troviamo le differenze, voglio accrescere. Si può parlare anche di questo nella stessa tipologia, ovviamente la stessa provenienza, cioè eh, dalla Bolafi, generalmente. No? Allora, vediamolo. T cosa noteremo? Vediamo un po' le peculiarità. Questa moneta è stata, vedete, il contorno è irregolare. E eh beh sì, eh, non, se, no, è perfetta, non lo è, ma come potrei... Io si diffiderebbe se una moneta fosse perfetta di quest'epoca. E poi attenzione, l'usura, il consumo, il fatto che sia passata di mano in mano, ha lasciato integro il bel volto eh, di Alessandro Severo, eh, successore e non diretto con Settimio Severo Gieta Caracalla ma non direttamente Elio Gabalo sarà lui eh, verrà poi lui da altre donne eh, eh, sempre siriache o siriane meglio che eh, verranno, eh, avranno intenzione di ripristinare un certo ordine quando con Elio Gabalo eh, la follia stava regnando a Roma Vi sono degli aneddoti su Elio Gabalo eh, che non possiamo citare in vista la fascia oraria eh, vista, cioè, parliamo di travestimenti, parliamo, attenzione, no, no, attenzione, travestimenti significa da fauno, eccetera, non so, eh, ma come, e poi nulla di male in questo, certamente, nulla di male, certamente come imperatore probabilmente non venne poi gradito. E allora Eliogabalo lascerà spazio in modo violento, certamente perché verrà ucciso ad Alessandro, se è vero, che dovrà riportare l'ordine. Quindi qui non facciamo un discorso di buon costume o meno, ma facciamo un discorso di rappresentazione dell'imperatore. Eccolo qua. Allora attenzione, perché pagare questa moneta, 700 e, eh, 720 euro, con un 30% di qualità, perché, eh, fede, eh, con un 30% di qualità significa... Eh, poter avere eh, veramente una buona possibilità. Eh? Esattamente sì, è la parola più giusta. Eh, siamo a 720 euro, sesterzio di Alessandro Severo, 222 231 d.C. La proposta che andiamo ad affrontare. Eh, quindi attenzione. Eh, il, eh, alla chance che vogliamo proprio offrire in questo momento al nostro pubblico, eh, direttamente al nostro pubblico. Allora eh, andiamo avanti perché ci trasferiamo in un altro momento. Sì, visto che abbiamo parlato di Grecia, se sono troppo lento, dimmelo Cristina, con la presentazione delle monete. Perfetto. Dimmi, nel senso che se ricevi segnalazione da parte del pubblico dicendo vorrei vederne di più, è chiaro, eh, poi ovviamente i tempi me li prendo. Ma eh, vorrei vederne di più. Ho poco tempo, io mi adeguo alle vostre indicazioni, tranne quella di dire alzati e vai, eh, ovviamente, quella no, ma mi adeguo alle vostre indicazioni, alle vostre esigenze. Ci mancherebbe questo. È il bello della diretta. Andiamo a vedere la Grecia con attenzione. Due monete che vediamo a sinistra del vostro teleschermo perché è una coppia che vorrei dare insieme. Le abbiamo già preparate in precedenza definendole le monete del mito, i miti dell'antica Grecia, che sono tre figure rappresentate, e cioè le Gorgoni e i Dioscuri. Esattamente vi presento, diamogli il loro nome proprio. La medusa sulla destra del teleschermo e Castore Polluce, Castore Polluce sulla eh, sinistra del vostro teleschermo. Sono insieme, le diamo insieme. A sinistra del teleschermo Medusa. Io ho detto il contrario, ma sai che oggi è una giornata un po' speciale, no? ma a casa Ah, ok. Eh, noi, tra l'altro ci sono delle persone, purtroppo, che veramente hanno fatto fatica a dire destra sinistra, invertono sempre un po' e devono pensarci. Eh, purtroppo, eh, perché a me in genere non cade, ma cade forse è caduto oggi e va bene. Allora, Medusa è alla sinistra del teleschermo. E Castore e Polluce è a destra del vostro teleschermo, anche perché i due gemelli sono uniti con volto rovesciato. Eh, I Dioscuri, appunto, eh, il Vello d'Oro, Teseo, insomma, il mito che vive attraverso questa importante città. Dell'antica Grecia, quindi sono l'argento degli argonauti, la dracma degli argonauti perché poi andiamo anche a dare sostanza proprio a questa rappresentazione. Che vi mostriamo visto che la città è la polis, è quella di Istria con H iniziale. Siamo in Tracia, eh, non è in con l'Istria di più recente memoria, eh, la penisola che troviamo appena, eh, appena oltre il confine italiano, ma bensì eh, in Tracia. Le poleis dimostravano, le città-stato greche dimostravano la loro forza battendo, coniando moneta, ma doveva ovviamente essere una moneta che avesse una possibilità di scambio. Quindi fondamentale era il peso, fondamentale era la consistenza che la portava a definire la dracma. Già allora si parlava di dracma, una dracma in argento con la rappresentazione dei due, eh, dei due, della costellazione dei gemelli, perché poi diventeranno. Uh, costellazione, guardate la vivezza di questa immagine. Trovo, se ci soffermiamo un attimo, di grande penetrante bellezza e questo sguardo, anche un po' inquietante, così attento, così, così presente nel suo doppio, nella sua identità. Uh, vive ovviamente accentuato perché lei sì che pietrificava nella rappresentazione della medusa. La medusa che vediamo a sinistra, la medusa sembra quasi rappresentarsi come una raffigurazione che troveremo poi in Eolo, il dio del vento, oppure che troviamo addirittura nell'immagine solare, ma la medusa è questa, è quello che vedete adesso sulla destra, non è una divinità di qualche lontano oriente, di qualche tempio induista, ma siamo in Magna Grecia, è una ceramica una, della Magna Grecia, o perlomeno una... Una scultura a rilievo eh, del. Diciamo termine ceramica. della Magna Grecia, quindi, quindi Sud Italia, Sicilia, se non vado errato. Eh, e que questo ci permette di eh, trovare eh, proprio un'attinenza così specifica a immagini che eh, vanno a influenzare la storia dell'arte, pienamente la storia dell'arte. Stavo vedendo se qua sul mio volume trovo. Proprio un'immagine simile, ma è nel, in, un, in un riferimento precedente, quindi non posso mostrarvelo come tale. È un viaggio splendido. Spero che queste monete, non tanto io, ma queste monete vi permettano di viaggiare nel tempo, e nello spazio e scoprire una, ultima, una nota che non è certo secondaria. Monete simili sono collezionate, queste sì, in tutto il mondo. Senza esclusione, chiaro, con la possibilità di farlo, quella è un'esclusione. Con la possibilità di farlo, posso dire bellissima, eh? allora le diamo tutte e due, vi diamo la chance di poterle. Mi piaceva così tanto questo, vero? Era bello, allora vi diamo in regalo senza Marenghi, la cornice per poterle collocare all'interno. Eh. Mi piace che questi, siccome ancora delle chiamate in essere c'è cioè interesse, non voglio al momento spostarli da questa, da questa presentazione che abbiamo fatto, i Marenghi che abbiamo visto. La cornice in caso la mettiamo sulla proposta del, dell'antica Grecia eh, e vediamo quindi la possibilità di offrire, poi andremo a vedere anche il rovescio, vi do il prezzo ovviamente, andremo anche a cogliere il rovescio, perché a 875 euro la dracma d'argento di Apollonia Pontica, che porterà al rovescio il simbolo della città, il simbolo della città è l'ancora, la medusa, e ehm, della eh, Polis di Istria, gli oscuri vuol dire letteralmente figli di Zeus, che porta al rovescio un'aquila che germisce un delfino. Si trova questa città alle foci, oggi, alle foci del, dell'Istro. Oggi si chiama Danubio, che attraversava la città. E quindi le due sponde gemelle della città. Ma guardate quell'acconciatura, signori, i capelli. Io credo ci si possa un po' eh, soffermare e dire: Ma a me piacciono gli oggetti antichi, non per forza le monete. Ma se vi piacciono gli oggetti antichi, questa non dovrebbe mancare. Perché a 800. Attenzione, a 875 euro, eh, abbiate veramente modo di considerarle anche nello stato di conservazione, anche nella qualità. Gorgoni e Dioscuri, Medusa e Castore Polluce. 875 euro, piccolo regalo per noi significativo perché quella cornice è cornice che usano i musei e di conseguenza vi daremo anche i eh, cofanetti però dove ogni singola moneta potrà trovare spazio, quindi avete un... Un, un qualcosa si chiama packaging oggi, ma un qualcosa che io non vado forse ingiustamente a sottolineare. E dovrei farlo, dovrei dirlo: Ah, guardate, questo è un regalo, è vero, dovrei sottolinearlo. Mi sembra indelicato e bello invece quando uno le riceve, dire: Oh, guarda, ma non immaginavo questo cofanetto, anche la medusa all'interno del, del suo cofanetto, del suo blò, eh, adesso. Eh, Vabbè, non mi è facile raggiungerli, ma sono ehm, comunque delle, eh, un involucro prezioso che le può conservare, giusto, corretto, bello. Dico, guarda che, è come quando andate in qualche negozio, lo facciamo un pochino più banale, magari vi fanno un bel. Ma guarda che bella confezione! Guarda, ma che bel pacchetto! no? Ecco, magari un po' banalizzare il termine, però eh, Chiedo che sia qualcosa in più che la Bolafi può offrirvi. Se lo metto subito come condizione ideale per scegliere questa moneta, non credo che nessuno scelga due importanti dracme d'argento dell'antica Grecia perché la confezione è bella. No, semmai lo si sceglie con maggiore piacere con disponibilità dicendo "Guarda, potrò collocare in un certo ambito come il cofanetto, ad esempio, per le tre. Eh, per le tre eh, divine auguste, eh? le tre figure femminili, tre, veramente divinizzate, poi imperatrici, perché così furono, eh? imperatrici. Allora, grazie, andiamo avanti, due possibilità, due chiamate soltanto eh, per la coppia. Andiamo avanti, no, mm, due chiamate, la terza possiamo dire, le prendiamo. Uh, conferma, cioè, o meglio, ne possiamo prendere prenotazione, ma non possiamo garantire, magari, che il prezzo sia ancora quello, scendere o non scende, al limite, aumento. anche perché vi do un limite, anche se noi le monete dell'antica Grecia <coughs> le cerchiamo sempre. <coughs> Scusate. Grazie, aspettavo giusto la telecamera che non mi, non mi facesse vedere ingolfato nel colpo di tosse. Allora, allora eh, grazie, torniamo a me, sono, ci sono, ci sono, respiro e posso parlare. Allora, Andiamo a vedere le altre due monete greche, saliamo, alziamo l'asticella come si vuol dire, sono proprio accanto, ma sul nostro espositore le andiamo un attimo a visitare perché è giusto visitare sia l'immagine e il volto di Zeus, Avrete intuito come prima parlando di ehm, divinità, come parlando dell'antica Grecia, scusate, parlando dell'impero romano si parlava di volti, poi divinizzati, Augusto venne divinizzato poco il giorno successivo alla sua morte ad esempio, ma eh, sono comunque le effigi che troviamo eh, sui volti che troviamo sulle monete, mentre per l'antica Grecia Nessuno avrebbe mai osato, perché sarebbe stato definito tiranno, ma non il tiranno termine utilizzato in certa oligarchia che esisteva nella polis greca, ma bensì significava assurgere a un ruolo, ricordiamo sempre che comunque era l'espressione di classi del popolo e di certe classi nell'antica Grecia colui che veniva nominato a guidare una polis. Era un po' diverso, nel concetto di democrazia parte da allora vediamole e sono divinità greche io mi soffermo su quella guarda partiamo da quella dall'immagine dalla moneta di destra perché c'è questo questa immagine legata proprio a questa, questa moneta eh, legata a Elios è una doppia dracma, quindi un di dramma di Elios siamo nel 301 dal 301 al 189 a.C., quindi abbiamo un range molto ampio di età, di epoca, ma ehm, cioè, cioè, significa anche avere una moneta che è stata rappresentata fortemente con grande e importante bellezza. Eh, proposta numero 3, scusate non vi ho dato la data delle precedenti, siamo tutti circa nel 300-350 avanti Cristo, per la Medusa e per quello che chiamiamo l'argento degli argonauti, eh, 300 350 avanti Cristo è una data molto molto importante anche per quanto concerne la monetazione. La moneta più o meno si reputa, sia nata VII-VI secolo come la possiamo definire, quella cioè. Si, si parla di moneta firmata no? con un'immagine, un, un un segno eh, proprio in quel momento. Creso o eh, la, la generazione appena precedente è creso re di Lidia. Allora, di dramma di Helios: 35% la qualità della moneta, 2500 euro. La richiesta: uno stato di conservazione elevatissimo una grandezza, una doppia dracma, quindi abbiamo un doppio valore indicato, eh, indicato, non scritto, ma eh, di qualifica, oltretutto, 2500 euro e l'effigie di, di eh, Elios diventerà un'effigie portata attraverso l'antica Grecia fino a Roma e ancora con l'immagine del, del sole Invictus, un riferimento che porterà addirittura all'iconografia cristiana. Quindi abbiamo la fonte ispiratrice e questa moneta lo è. Siamo signori a Rodi, infatti, il rovescio ci mostra l'importante rosa, Rodi, Rosa, che è eh, il, la perfetta aderenza alla città. Quindi se da una parte vi erano dei simboli costituiti rappresentativi della città, la civetta ad esempio per Atene, abbiamo visto eh, i due gemelli Castore e Polluce per una polis non della grandezza di Atene né di Sparta, certo, ma la polis di Istria, oppure l'Aquila il, il, col Delfino, oppure... Per la medusa, il simbolo di Apollonia Pontica che è quello dell'ancora. Rodi aveva questo fiore in boccio, anzi, questo fiore straordinario, grande, eh? una moneta anche di bella dimensione. Posso accostare, posso magari tenerla un attimo tra le mani o accostare le mie dita proprio affinché eh, la si possa meglio vedere e percepire. anche per vederne la qualità espressa attraverso eh, l'effige, eccola qua, della... Guardate che... Guardate che splendore. E lo stato di conservazione. ogni moneta battuta, toccata col martello una volta soltanto? Ne vediamo l'apprezzamento, signori. Ah beh, se ne trovate volentieri, cercatele, vi hanno lasciato, grazie Federico, grazie Enrico, possiamo magari approfittare un attimo di eh, riporla nuovamente, sì benissimo, la riponiamo nuovamente nello spazio eh, a lei dedicato con, eccolo, abbiamo già, anche allora teniamo proprio questo fermo immagine che abbiamo appena appena registrato pochi minuti fa, mentre la presentavo, in modo che sia per voi più agevole. Guardate signori, il vostro teleschermo, il vostro televisore, piccolo o grande che sia, sta facendo... Un'analisi spietata della proposta che vi stiamo dando. Analisi spietata. Perché? Perché sta analizzando la moneta come non mai. Cioè diventa, quanto è grande televisivamente? 20 centimetri, dipende dalla grandezza del vostro schermo. Però è come se aveste un microscopio. Però avete visto tra le mie mani? Eh, non risultava una moneta invisibile, tutt'altro, con quel rilievo, quello spessore, ma anche quello stato di conservazione, i circa due centimetri di diametro è eh, la grandezza di un marengo, circa, eh? diciamo millimetro più, millimetro meno. Eh, grazie. E il didramma di Elios, l'auriga, eh, il sole, colui che trasportava l'astro, si rivela eh, in tutte le diverse forme possibili dell'iconografia eh, del periodo greco, eh, delle immagini del periodo greco. Ma un bassorilievo come questo è una moneta d'argento. Secondo voi, signori, Potrà scendere di valore nel tempo? O quel termine bene rifugio? Perché non vi diamo tutte le monete del mondo? Certe volte chiamate dicendo ma non avete le monete eh, del rece, cioè, de, del periodo di... Magari non ce l'abbiamo perché signori. Quello che eh, vogliamo suggerirvi signori è proprio la possibilità di considerare come il tempo giochi a favore di queste cose e come quel bene rifugio sia qualcosa che nessuno potrà togliervi e come ogni volta che si attende un po' dice ma guarda mi manca scegliere qualcosa che consiglio mi date. La macroarea però non è solo la soddisfazione di certi collezionisti che dicono io vorrei collezionare le monete dei galli o oh, dei celti, benissimo, cresceranno anche quelle, ma sicuramente però noi vediamo delle indicazioni dove pur nella bellezza di certe realtà locali dove andiamo, cosa andiamo a trovare come grande importante bellezza. È come se noi dicessimo "ma io sai vorrei un buon dipinto del periodo carolingio", beh, magari, ma dipinto, usiamo questo termine. E ignoro eh, un altro momento storico che è la Firenze e la Siena del Rinascimento, cioè, oppure periodo del Rinascimento. Ma non guardo l'Italia, guardo il Sud America. E anche lì magari dice sì, però attenzione: più in su, in chi in mai. Però insomma ci siamo capiti. Spero di essermi spiegato, quindi attenzione: queste macro aree hanno la loro importanza, la loro bellezza, eh, in primis. È questo che vogliamo suggerirvi. Oppure cade l'impero romano? Beh, vorrei vedere cosa c'è eh, nel momento a Roma dopo la caduta dell'impero. Ma la monetazione quasi stava scomparendo. E che monete venivano usate? I solidi bizantini o addirittura i diram arabi in argento circolavano tra le popolazioni barbare perché non battevano moneta. Quindi ci sono dei vuoti storici. Che è inutile andare a cercare, o meglio, ci si può documentare, ma se volete quel periodo andate a Bisanzio e scegliete quelle che erano le monete che circolavano anche nei luoghi più lontani. Quindi c'è uno spostamento, specialmente in certe epoche di questo mondo. Grecia ancora con Zeus, Zeus, beh, il padre degli dèi, moneta ancora più grande nelle dimensioni. I due sesterzi, anziché chiedere, e fate bene. Chiedete di vederli, di confermarli e poi ne parlate con noi quando ve li porteremo nella massima discrezione e nella massima riservatezza. Chiedano quello. Andiamo a coglierli. Eccolo, Zeus. Signori, guardate, mi rivolgo un po' anche al collezionista più abituale della Bolaffi che ci segue attentamente. Attenzione, signori. Eh. Mentre siete lì a ragionare, il nuovo pubblico ve le sta togliendo, quindi non aspettate tanto dicendo: ma sì, taglio il mio, il mio eh, consulente di fiducia in Bolaffi, domani chiamo lui e domani non la trovate. Fermo restando che il vostro consulente di fiducia sarà lui, cioè, ma con immenso piacere! Ma non siamo sembra, non è che se confermate qui poi non ha più soddisfazione, ma ci mancherebbe per fortuna. È una squadra, veramente una squadra la Bolaffi. Eh? Quindi, eh, senza che questo vi porti vantaggi o svantaggi. Il piacere di vedere il vostro consulente di fiducia, persone straordinarie assolutamente, è reciproco: è reciproco. Quindi, l'importante, quello che ci sta a cuore a tutti, a tutti noi, è che non si perda. Magari ciò che state guardando, ciò che state scegliendo e ciò che poi in realtà perderete se arrivate secondi. E, è una realtà che voglio comunicarvi, signori, questa. Eh, molto, perché poi capita. Capita così, quindi Bolaffi, questo è l'importante. E questo l'importante. Allora, di fronte a voi il, il tetradramma di Zeus, 4 dracme. Prima abbiamo visto il didramma, dramma, le unità di misura crescevano ulteriormente. Eh, Arrivavano fino a 10 dracme. 348-342 siamo al 30% di qualità, 2640 euro, può già comparire la proposta numero 2 certamente. Mm? Può certamente essere, attenzione, l'importante, parliamone un attimo perché sempre il nuovo pubblico ci segue. Se vuoi lo alzo, come ti viene meglio anche qua, magari, Fede. Eh, L'importante è che ci siano a livelli ovviamente i certificati di autenticità o di qualità volaffi, come in questo caso: eh, 30% dichiarato vero e proprio documento, fotografia date eh, indicazioni poi c'è una seconda parte la seconda parte è descrittiva a livello eh, di conoscenza zecca di anfipoli regno di Macedonia sotto Filippo II Filippo è eh, il macedone eh, padre di Alessandro Magno Alessandro il Grande sotto Filippo II la ricchezza era la moneta ma la ricchezza erano anche i cavalli e il cavallo viene rappresentato nel mondo greco e della magna grecia con grandissima diffusione, con grandissima varietà, il rovescio di questo, ehm, di questo importante argento tetradramma di Zeus è proprio una figura a cavallo che adesso eh, tra breve vi andremo a mostrare. Mm. Richiesta compare nettamente 2640 euro. 2640 euro per il tetradramma di Zeus 348-342 a.C. Sono gli anni, attenzione. Vennero emesse monete, come per Alessandro Magno, anche per Filippo, era un uso postume, a sancire anche il passaggio di regalità e di autorevolezza sul successore. Quindi nel momento in cui io, Seleuco, rappresentavo l'immagine di Eracle, Slash barra Alessandro Magno sulle monete, vado a indicare l'autorevolezza che io oggi occupo, citando un grande re. Lo stesso accade in questo momento, ma in questo momento la moneta è coeva all'imperatore. In questo momento, Filippo II, 359-336 avanti Cristo, questo è databile esattamente quasi alla metà del suo regno. 348-342 avanti Cristo. Argento presa quasi 14 grammi, moneta tosta, eh, con 2,5 cm, e mezzo, esattamente 25 mm. Alta qualità perché il 30% è alta qualità. Una chiamata soltanto come una unica chiamata era disponibile ed è disponibile ancora sulla moneta che abbiamo visto in precedenza. Benissimo, allora ehm, andiamo nuovamente, cioè, anzi ricordiamo nuovamente la presenza di due sesterzi. E andiamo nuovamente a valutare eh, le monete del eh, d'accordo scusatemi. Eh, Medusa, rivediamo Medusa, le tre chiamate di Medusa e di Castore Polluce, dove in realtà due sono le disponibilità attuali, grazie sempre per le conferme. Due sono le disponibilità attuali, due le possibilità da offrire al nostro pubblico. Mm? Quindi due chiamate per questa coppia, per le divinità, anzi per i miti dell'antica Grecia. Perfetto, ricordiamo solo il numero e ricordiamo anche il prezzo a chi si è collegato adesso con noi. E la proposta numero uno, 875 euro, eh, esattamente la richiesta. 875 euro la possibilità e l'offerta legata a questa proposta. Bene signori, allora... Marenghi, grazie, li andiamo a vedere. Ecco i rovesci, Marenghi li andiamo a vedere. Questa volta oggi il regalo anche la cornice. Sono i tre Marenghi verso l'Unità d'Italia e l'Unità d'Italia perché corrispondono esattamente alla proposta, eh, ma credo Enrico ci possa ovviamente aiutare alla proposta esatto eh, della... Eh, delle monete d'oro, attenzione hanno la stessa dimensione, forse nell'orientamento, nell'inclinazione di questa cornice per esigenze televisive, il Carlo Alberto posto più in alto, la cornice leggermente inclinata e quella, quella sbarra che vedete verticale sul fondo, trasparente, è comunque il piedino dell'espositore che Televisivamente mantiene la cornice più visibile, la, la proposta più visibile, le monete più visibili, hanno la stessa dimensione. Il Marengo aveva le stesse caratteristiche uno per l'altro, con una piccolissima eccezione per il primo Marengo e Marengo di Marengo. Ma questi sono tutti 21 mm, stesso titolo, grande titolo per loro. E eh, importante la. Il segno storico, ovviamente, che contraddistingue Stati questo mondo. ...dallo spettatore di Taormina. Gra... Taormina? Eh, bel posto, eh? Io devo farvi una confessione. Voglio trasferire una volata in Sicilia. No. L'altra sera, l'altra mattina, ho sognato un numero. No, mamma mia, no. attenzione, non confondiamo, non sto dicendo giocarli. Però ho delle conoscenze così, eh, anche di enti storici, cioè, però ho sognato un prefisso che era quello di Taormina, che è 0, me lo ricordo ancora, zero, nove, in quella fase REM dove poi uno si sveglia di colpo e dice ah, ho sognato, io sogno molto a colori, no? i miti, le leggende, attenzione non sono qua a dare numeri di sorta, non è il lotto assolutamente, però visto che si parla, ho sognato lo zero nove... Eh, 420942. Che poi io sono andato sul computer a vedere, va dalla fascia che eh, prende alcuni comuni di Messina fino a Taormina-Giardino e Naxos. È eh? curioso. Un saluto, grazie per i saluti. Che giungono da Taormina. Quindi vabbè, magari mettiamola così, non ho giocato numeri, eh, e, ehm, però dai, prendiamola come un segno, e da quel momento, che è cioè successo un paio di giorni fa, la prima, il primo segnale che arriva da Taormina è questo. Quindi prendiamolo, arrivano dei complimenti, diciamo valgono doppio. Eh? Mettiamola così, dai, prendiamola veramente in questo modo. Anche umanizziamo un po' questi uomini Bolaffi in giacca e cravatta che hanno sentimenti, passioni. Adesso te lo faccio dire. E speriamo anche professionalità. Sì, assolutamente. Allora eh, guarda andiamo a misurarla addirittura, me le vai a inquadrare un attimo. Attenzione, sì, eh, andiamo a inquadrarle un secondo se possiamo, Dioscuri e medusa. Oppure sì, ve le vediamo proprio anche dal vivo, così andiamo proprio a centrarle. Un attimo solo di pazienza. Allora, sono più grandi dell'Ecte, ma essendo una dracma non sono i due centimetri, chiaramente. Eh? Adesso vi do subito, eh, le devo misurare perché sul... Aspetta, no, te lo dico anche, guarda, guarda, aspetta, aspetta, ce l'ho. Allora, cinque, eh, dunque, il, il, gli argonauti sono... 5,4 come grammatura e diametro di 16 mm, quindi più di un centimetro e mezzo, 16 mm, la medusa è leggermente più piccola, è leggermente più grande di un ectè e sono 3 grammi e il diametro è di 15 circa millimetri, eh. circa 15 mm, quindi un centimetro e mezzo circa un centimetro e mezzo eh? tu puoi anche indicare perché sono, beh attenzione la monetazione, sono bellissimi mi fai vedere anche i rovesci ti prego la qualità è un 30% sì, 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 la qualità Bolaffi come definiamo noi esatto in questo caso, anche perché li state vedendo, e attenzione signori li stiamo vedendo e eh, vediamo proprio la qualità come proposta Uh, di ciò che vi stiamo offrendo la vediamo sì, proprio fisicamente in sì, inglese uh, sì, allora attenzione quello allora mh, gli do te Cristina perché poi lo vado comunque ad accennare hai disponibile Enrico chiediamo Enrico se hai disponibile il cofanetto dei Dioscuri um, in caso, se ce l'ha disponibile, con calma. Eh. Grazie. Cristina, puoi solo segnalare che abbiamo un'immagine del repertorio dei Dioscuri con il loro cofanetto. Mentre Medusa ha un cofanetto di tal genere. io Parlo piano perché abbiamo i centralini tutti attivi e io li voglio qua accanto a me quindi allora li valutiamo. Una... La cornice è... è regalata, è bellissima. Allora, le avrete la Medusa? Avrete anche due confezioni separate, volendo. La cornice va in regalo, un mm? dono. Non è una... però è molto bella come come concetto teniamo sempre mh, ho solo due chiamate disponibili chiaramente prelazione a chi eh. ecco allora queste sono ehm, queste sono vedete le eh, castore polluce e la riceverete in questo modo, eh? la cornice che vi diamo in regalo sarà per eh, collocarle assieme se avrete piacere, ma avrete anche due confezioni separate proprio perché ogni moneta ha una sua presenza. Poi perché le abbiamo unite? Perché rappresentano questi miti dell'antica Grecia, perché hanno dalla loro la stessa età siamo nel 300 350 avanti Cristo e allora abbiamo voluto metterla insieme come abbiamo fatto ad esempio per i marenghi. Mi vuoi magari posso un attimo avere Enrico la telecamera perché così chiarisco e soprattutto perché chi sta portando la scelta avrà modo di eh, valutare e di vedere eh, la, ehm, magari io sto parlando al telefono non può rendersene conto ma eh, la confezione lo farò a beneficio però anche del resto del nostro pubblico perché il resto del nostro pubblico ha eh, ancora la possibilità di una conferma a parte quella che potrebbe essere in essere adesso al telefono non so ancora, non mi hanno ancora dato la conferma definitiva quindi... Eh, si sta parlando, si sta ovviamente segnalando quello che può essere una conferma. Vedremo cosa mi dirà il centralino, ma un'altra eventualmente rimane disponibile. Allora, la scelta cosa accade? Come ho fatto per questi marenghi, li vediamo anche a distanza. La scelta è quella di metterla assieme, di arrotondare dandovi in regalo la cornice di darvi la possibilità di avere un ulteriore modo di presentazione. Attenzione perché non sono qua a vendere cornici come non sono qua a dare numeri, scusate potrei essere un po' frainteso in queste affermazioni. È una cornice, ha una sua bellezza, ma siccome la state chiedendo come informazione, viene usata anche nei musei, l'apertura è un'apertura a, a calamita, si può poi appunto aprire e c'è una pellicola particolare che ospita le diverse monete, quindi le chiude senza assolutamente danneggiarle perché se noi mettiamo delle monete, le monete vanno toccate con estrema cura per mantenere inalterato il loro valore, lo si può fare ma devono comunque essere maneggiate con cura. Quindi questa pellicola elastica permette, non è adesiva ovviamente, ma combacia e sostiene, eh, eh, mantiene inalterate proprio questa, questa realtà. Allora, chiaramente anche sulle monete lo ricordiamo, ma eh, voglio precisarlo eh, quando chi sta valutando la proposta poi sarà disponibile al teleschermo. Segnalo soltanto, e poi lo dirò ancora, che la dimensione indicata è una dimensione che può avere la variabilità. Perché? Perché il tondello di argento il tondello che veniva lavorato, poteva avere una variabile anche sul bordo e la consunzione poteva portare a elidere alcune parti d'argento. Ecco perché successivamente nel tempo la moneta verrà rigata oppure ci saranno delle iscrizioni, le famose offerte dei Savoia, perché se veniva tosata grattando via un po' d'oro o d'argento, lo si vedeva questo aspetto, eh, quindi ci sono delle caratteristiche direi abbastanza semplici ma che vanno indicate, quindi la misura è sempre un circa hm? quando si parla eh, di certe monete, eh, questo proprio per evitare, chiaro che la differenza non sarà abissale ma può essere un millimetro in più, un millimetro in meno, quindi i 15-16 possono avere delle indicazioni. Assolutamente eh, variabili nell'insieme anche a favore, ma non è il millimetro in più che fa la differenza, eh signori. Quindi, anche se fosse in più, noi ci cioè, guarda, ho oh, un millimetro d'argento antico, il vero valore data la componente dell'argento, data la componente dell'oro, certo anche il bronzo, ma eh, cosa cambia? Il vero valore sta nella storia, ricordino sempre. È importante valutarlo. Confermato. Grazie. Allora, facciamo vedere, guarda Cristina, seguimi un attimo, se pu puoi adesso. Enrico, mi siccome la persona era al telefono con te e non poteva recepire, eh, no, 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 allora, facciamo vedere, ricordiamo, posso avere... Signor Alberto. Signor Alberto, allora, posso solo chiedere se è già il nostro cliente o meno? Nuovo. Allora, intanto, grazie per essere con noi, Alberto, la privacy salva. Voglio spiegare meglio questo concetto. Allora, noi abbiamo scelto come per i Marenghi di dare in regalo ai due miti due monete che hanno la stessa età, 300-350 anni prima di Cristo, di metterle in cornice come fanno nei musei. È una cornice che non ha un costo elevato, ma è una cornice molto adatta a ospitare le monete. Ed è capita adesso. Queste due monete che lei ha scelto in visione sono però eh, autonome. Come importanza, perché comunque hanno il loro rango anche singolarmente. La medusa viene, ve verrà portata all'interno di una capsula con il suo cofanetto, poi magari faccio vedere la confezione. Vediamo Castore Polluce, polluce, perché se dicevo polluce invece, ecco, le verrà portata, la cornice ci sarà sempre, in questo modo, vede Cristina, guarda, vedi come tu sai. cioè Certificato, cioè, quindi ci sarà un ulteriore cofanetto che l'accompagna, sarà poi sua discrezione. Quello che dicevo in precedenza sarà sua discrezione utilizzarla o meno. Utilizzare o meno questo, ma come dicevo in precedenza, se ci seguivate, è, un, è quasi un presente in più. No, cioè, che bella sorpresa! Mamma mia, sono qua! Posso unirle come si fa nei musei, all'interno magari di uno spazio che parla dell'antica Grecia, dei miti dell'antica Grecia e parla di un'epoca analoga oppure tenerle separate e quel qualcosa in più è sempre meglio il brutto è sempre quando qualcuno riceve qualcosa in meno eh. allora meglio dire 99 e avere 100 che non dire 99 e avere 98 io sono di quel parere anche perché sia nello stile Bolaffi e scusate anche nello stile di Alessandro Gea permettetemi un po' di etica personale, anzi, eh, crediamo che non serve raccontare una cosa che non è. Eh, si perde tempo voi, perdiamo tempo noi, perde tempo il nostro eh, consegnatario, perde tempo... Non e poi soprattutto dal 1890, se l'azienda Bolaffi può dire ci siamo, eh, ci siamo. Ehm, Beh, eh, ci sono dei motivi nelle diverse generazioni che si sono succedute. Quindi, grazie, una scelta bellissima. Come volevo anche dire, ecco, i millimetri indicati possono avere una variabile, in quanto ogni moneta, il tondello, aveva una dimensione standard entro certi limiti, perché l'importanza era dove batteva il martello. Tra l'incudine e il martello, il tondello era. Il disco d'argento che non era ancora lavorato, ogni moneta un colpo preciso di martello centrale, è il più possibile centrale. Poi l'usura del tempo può aver limato un po' i bordi, ma l'importante è proprio l'effigie, l'immagine che troviamo centrata proprio sull'indicazione. Quindi io le ho citato proprio le indicazioni, i millimetri, li ho proprio letti, diciamo, sul nostro eh, listino, chiamiamolo così: proprio il millimetro e la grammatura. Ci consideri quel circa, che può essere il millimetro in più, il millimetro in meno, e che non inficia assolutamente il valore della moneta. Bene, a questo punto abbiamo solo più una chiamata disponibile per i miti dell'antica Grecia. Fate assolutamente bene, signori, a scegliere un mercato mondiale, perché l'apprezzamento delle monete greche, lo ripeto, è globale. E mentre possiamo immaginare che un'effigie che porti un simbolo, prima dicevo il Vaticano, ma il Vaticano ovviamente non viene collezionato in Arabia Saudita, eh? non credo, potranno esserci delle eccezioni, ma si rischia molto, sono delle realtà, non sono qua a fare, eh, a bacchettare una cosa o l'altra. Parliamo di storia, eh? Eh, quindi, e di storia anche recente. Le monete dell'antica Grecia e quelle romane, e non sto depotenziando la bellezza delle monete vaticane, ma chiaramente hanno un'attenzione un, una, un mondiale, mondiale. E questo, anche con cifre contenute, ma rispettabilissime, gli 800, 900, i 1000, i 1200 euro, sono giustezza nella scelta. Assolutamente giustezza nella scelta, allora chiaramente abbiamo visto dracma e dracma. Le due drachme, la doppia, il didramma o il tetradramma, già allora avevano un valore diverso e quel valore lo abbiamo dimostrato nella bella moneta di Zeus e nell'importante moneta di Elio. Quell Elios, quell'Elios. Quel carro di fuoco, quel dio solare, mi raccomando, eh? quell'elios che vedete accanto a me, dove è? è quello qua sul lato, mi raccomando, è una grande moneta. Vederla e chiederla in visione non fa male, non vi impegna nulla, nessuno della Bolaffi insisterà o metterà il piede. In casa vostra dicendo no, apra, ne, ne vi porterà mille monete se non richieste nulla, eh? quindi soltanto parlare con voi e darvi la chance di dire la vuole o non la vuole, perché poi non è una, un acquisto, state solo confermando in visione e avendo la precedenza di scelta su altre persone. Mm? Questo e ben vengano, mi fa immenso piacere l'ascolto di nuovo pubblico, qui veramente sono a ringraziarvi. Eh, come ringraziamo ovviamente il pubblico abituale che certe volte è un po' più pigro, aspetta magari il giorno dopo dicendo sì, chiamo e perde molte volte la moneta, l'ho già detto, poi in realtà siete attenti, anche voi sapete entrare, le prime due conferme ci sono state, sia sul, sono già clienti, va bene, eh, ma qui veramente siete uguali, tutti allo stesso livello, tutto nell'anteprima televisiva. Andiamo avanti, rivediamo. Eh, sì, andiamo a cercare a questo punto la bella possibilità di apprezzare il mondo Savoia Sabaudo perché è forte anche di grande collezionismo. Quindi il mondo Sabaudo è quello che ci porta ai marenghi appena citati, però qua io ho due monetone. Ho un doppio marengo, quindi sono 40 lire in oro e un doppio doppio marengo perché sono. 80 non si dice, eh, ovviamente non è, così, non è quello il termine giusto, ma sono semplicemente l'80 lire, semplicemente eh, gigantesco, eh, di Carlo, eccolo qua, lo stiamo vedendo indicato adesso di Carlo Felice, quindi un passo ancora nella storia rispetto a Vittorio Emanuele II e chiaramente rispetto a eh, beh, Carlo Alberto si interpose un attimo quando Carlo Felice non era presente. Vittorio Emanuele I lasciò il trono. Eh? Però eh, ovviamente il, il, il passaggio diretto era soltanto un facente funzione. Il passaggio diretto fu verso Carlo Felice. Allora, eh, di fronte a voi la eh, le vediamo, le parliamo di entrambe. 1800. Andiamo a specificare proprio le date, per il, cominciamo dal 40 lire che è il 1825, eccolo, qualità del 45% in oro, la moneta proposta numero 9, quindi dobbiamo definirla ancora Regno di Sardegna, e la leggenda che vedete nelle cioè iscrizioni, eh, si, si parla di leggenda o di leggenda. nel nel cerchio della moneta, e eh, nel giro più corretto della moneta, definisce ancora Carlo Felice coi titoli autorevoli re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme in caratteri latini. 3.340 euro la richiesta per la proposta numero 9. 3.340 euro, giustamente, ma fatelo, eh, signori, assolutamente. Io dovrei. Magari non voglio su ogni moneta, sarebbe bello poter anche far apparire la grammatura, non, non c'è lo spazio fisico, non amiamo tanto le iscrizioni che riempiono il video, eh, ma sono pronto a darvele, pronto a indicarvele, sono pronto assolutamente, a, ad esempio sul, sul 40 lire ci troviamo a una dimensione di 2 cm, 26 mm, diamo il millimetro che è più preciso, 26 mm, 12,9. Attenzione, non è il peso dell'oro, 12,9 di rispetto, ma se comprate l'oro a peso sapete che non è questa la cifra dell'oro. E poi oscillazioni quotidiane. Questo è il peso della storia, che dà quella tranquillità, quella sicurezza che quando dice, ah, oggi l'oro è sceso, eh, mamma mia, oggi l'oro è salito, ah che bello, ma domani, per carità, ma quel peso della storia, il numero di monete emesse, ciò che è rappresentato, l'autenticità, non sono medaglie, non sono monete coniate nuovamente. E questo che vi dà quella tranquillità, non il bluff di una bolla speculativa, o poiché magari vanno adesso le monete dei Savoia, belle piacciono, eccetera. Allora Bolaffi dice: beh, visto che vanno, chiediamo una cifra diversa. Vi sono nei cataloghi delle monete, qui abbiamo le monete della Repubblica Subalpina al, al, all'euro compreso, vi sono dei valori espressi, vi sono Oltretutto degli aggiornamenti, ma proprio aggiornamenti a livello di computo che permettono di considerare e di rimanere anche aggiornati sui prezzi. Lo stesso il numero di coniazione. È chiaro che per una moneta antica non si può conoscere quante ne sono state fatte, è impossibile. Anche se dobbiamo immaginare che sono sempre meno e lo stato di conservazione è importante ed è visibile. No? perché le trattiamo. Se mi dite ma quanti aurei romani sono stati coniati e, se qualcuno vi dice il numero certo, ma se anche avessero trovato un papiro con un'iscrizione, dici "Bah, lì c'era scritto tanto, ma come facciamo a reputare sia giusto e corretto?". È difficile, eh signori. Quanti storici hanno scritto a favore di Nerone e a sfavore di Nerone e qual era quello giusto, eh? o a favore anche di imperatori conosciuti e poi quindi non, non è un dato da prendere per certo, mentre vi sono i registri, ad esempio specialmente le monete italiane, che hanno avuto più riscontri e che ci possono indicare quanti ne sono stati fatti. Eh, questo è il nostro catalogo Laffi, famoso veramente famoso nel tempo. Eh, allora, il rovescio che andiamo a vedere, che vediamo accanto alla mia figura, ma che adesso occupa ovviamente spazio completo, è un rovescio che ci presenta in tutto il fasto possibile il eh, 40 lire con titoli onorifici e con eh, ancora l'importante scudo savoia ma soprattutto il simbolo araldico completo con collare dell'annunziata e con corona andiamo al, al doppio, alla doppia moneta di questo doppio marengo e cioè gli 80 l'effigio di Carlo Felice rappresentato quasi alla stregua di un, di un imperatore romano vedete un collo nudo ehm poi gli imperatori romani usarono anche invece abbigliarsi con delle eh, tuniche, no? eh, quelle senatoriali, vi erano proprio delle indicazioni precise anche su quali colori indossare. però qua c'è un'effigie un che ci riporta indubbiamente alla tradizione classica eh, per Carlo Felice. Questo è il mille, siamo ovviamente nel, nell'ottanta lire, mille. 826 45% la qualità dell'oro 3.745 euro la richiesta per la proposta numero 10 signori l'invito maggiore che voglio farvi è facciano anche quel passo in più beh in questo Bolaffi lo può dimostrare costantemente eh, diano anche, è vero, molti dice il primo acquisto, metto alla prova, vedo, vedo come mi trovo, benissimo, ci mancherebbe, ma chi ha già fatto il primo passo o lo sta facendo, valuti anche adesso nel genere preferito, l'antica Roma, l'antica Grecia, il mondo del Rinascimento, quando abbiamo avuto occasione di presentare fiorini, zecchini, eh? oppure in questo caso il mondo... Del, dei re d'Italia e di chi, re di Sardegna, ha preceduto questo avvento, ha preceduto questo momento storico. Mi stupisce veramente, eh, sì, vediamo anche il suo rovescio, assolutamente andiamo ad apprezzare anche il suo rovescio, mi stupisce che quella bella possibilità di scelta dei tre marenghi ancora sia un attimo, cioè in realtà una chiamata c'è stata, ho ancora due possibilità soltanto, poi le andremo a vedere, eh. prima rimaniamo proprio sull'80 lire, 45% di qualità, sono, è grandissima, più di 3 cm, eh. adesso vi do, vi do la dimensione esatta che la leggo proprio sul suo certificato. Se leggiamola assieme, dai, mi cambia. 3 cm e 3, 33 mm, il, la dimensione dell'80 lire, ritroviamo un rovescio conosciuto, eh. Eh, adesso lo vedremo magari addirittura in fotografia. La fotografia che vedete è specificatamente quella del... Eccola qua. E specificatamente quella della moneta che state scegliendo non è una moneta analogo, magari più bella, dove veniva meglio, che veniva meglio in foto. No, 45% è un'ottima, grande, elevata qualità. Ottima, grande, elevata qualità. Bene, E il rovescio lo vediamo addirittura sulla moneta. O lo vediamo tra breve. Lo vedremo in diretta, come si suol dire. Grazie, un saluto. e eh, Oggi sono attivi gli amici della Liguria. Eh, un saluto a Genova che ci stanno chiamando per saluti. Grazie. Abbiamo salutato Da Romino la Sicilia, splendido sp splendore. E poi eh, andiamo, questo non fatemelo, non fatemelo, signori. Allora. Caro Enrico, a te i tre marenghi, troppo giusti, troppo giusti. Lo so che è una frase è un po' da cinema, troppo giusto. Ma i tre marenghi, tra breve, eh, prima teniamo ben in presentazione questo 80 lire. Scusa, ma quando mi fai così, Federico, cosa vuol dire? Che non devo appoggiare le mani? Perché mi hanno inquadrato che io stavo facendo così perché. Adesso vi spiego. Allora. Siccome io mi hanno incatenato a questa sedia perché io vi presenterei tutte le monete in piedi, ma per esigenze giustamente legate alla ripresa più corretta, io eh, non posso muovermi di qua. E va bene, allora tendenzialmente sul tavolo io mi muovo, eccetera. E allora, cosa faccio? Faccio vibrare la la il tavolo e il fermo immagine, per anche non fermo immagine della moneta, viene presentata con uno strano tremolio e di questi tempi, beh, meglio evitarlo no, purtroppo, purtroppo e stiamo parlando anche di quello che è successo in Centro Italia, quindi non scherziamo comunque allora il, nostro, il mio cameraman mi fa così per indicare Alessandro, tieni, stai fermo che dobbiamo fare un attimo di fermo immagine. Allora, però facendo anche il gesto che indica l'altra telecamera, perché così io non faccio quello che guarda là e poi non guardo voi, io so quando passiamo all'altra telecamera. Però a certi momenti se mi prendete in questo modo è perché sto tenendo le mani alzate e allora eh, magari confondo un po' il gesto del cameraman con, il nostro, eh, con quello che fa il nostro regista. È spiegato l'arcano. Adesso andiamo a vedere i tre marenghi, grazie. Su chiamata torniamo assolutamente a vedere le importanti monete di Carlo Felice. Andiamo a vedere insieme la proposta dei tre marenghi. Andiamo insieme a vedere e considerare quello che tutti state chiedendo, che confermate fuori onda, in orario, eccetera. E che questa famosa cornice la regaliamo insieme al libro dedicato al marengo. Attenzione, tutte e tre le proposte, tutti e tre i Marenghi dedicati a niente po' di meno che Vittorio Emanuele. Andiamo nell'ordine più vicino a noi: Vittorio Emanuele II, collo corto, che è il Vittorio Emanuele dell'Unità d'Italia, del Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II, quella a sinistra chiamata. Collo lungo, la differenza è intanto una figura leggermente più giovanile. È eh? lo stesso re, il padre fondatore, eh? il nostro, veramente una figura importante, va detto, eh? va detto. Altri non sarebbero mai riusciti ad arrivare a questo. Regno di Sardegna, perché non si è ancora fatta l'Italia. Grazie. Lo vediamo alla sinistra del teleschermo. In alto abbiamo colui che l'ha preceduto Carlo Alberto, quindi linea dinastica perfetta, tre marenghi d'oro, tre marenghi d'oro nella grande qualità Bolaffi, eh? tre marenghi 40% di qualità, a Attenzione, ha una richiesta di 1945 euro tutti e tre. Meno di 2000 euro le tre monete d'oro. Volete sceglierne due soltanto? Allora guardate, mi fai vedere eh, Enrico il... Il mondo del... Allora, ne scegliete due, ne voglio solo due, va bene. Voglio soltanto il Vittorio Emanuele, collo corto e collo lungo, è possibile? Quanto viene Cristina? 1230. Eccolo qua, lo sai per certo? Sì. Non è troppo poco? No. Sei sicura? Guarda che poi se mancano li metti te questa volta, perché io dico ho chiesto nostro, al nostro centralino. 1230 euro tutte e due. Quindi non scriviamo niente sotto, tanto fa fede quello che dico. Hai contato sicuro? Mm. Mi sembravano di più. Qui li trovate, le autentiche le mettete qua, nello scrigno collocate le monete. Le volete tutte e tre, vi do anche la cornice. Adesso andiamo ad aprire lo scrigno, eh? quindi io mi muovo, la telecamera la scegliete, la scegli il mio regista, la scegli il mio cameraman, quindi fate voi, non posso sempre guardare il monitor, preferisco guardare voi. Allora, panico in sala, Alessandro si sta muovendo. allora. È facile, non bisogna utilizzare nessun altro meccanismo di apro la calamita, cioè apro il plexi che protegge, estraggo uno e due capsule. Questo scrigno ha la misura e regalo eh, ve lo do il regalo. Questo scrigno entra perfettamente anche nelle cassette di sicurezza più piccole che vengono, attenzione, eh, utilizzate cioè che vengono utilizzate, se vengono utilizzate, cioè io la più piccola, quella che costa meno, non ho bisogno di, Benissimo, entra lì dentro. La forma la, la ricorda, vero? Colloco il marengo che posso toccare con mano, con giusta cura, no? non va graffiato, all'interno della capsula, eccola qua la mia moneta è protetta. Vittorio Emanuele, lo mettiamo nel giusto rispetto dello spazio adatto, poi, poi scegliete voi quello che volete. Prendo l'altra moneta di Vittorio Emanuele, l'altro marengo d'oro lo colloco della capsula se, se riluce, rifrange, vi abbaglia è perché è oro titolo 900 millesimi come deve essere il marengo 21 millimetri come deve essere il marengo e queste capsule sono fatte apposta per ospitare il marenghi eccoli qua, sono all'interno senti quasi quasi sotto i 2000 euro mi... Sollucera la possibilità di scegliere il terzo, però ve li pago nel tempo eh? tutto l'anno prossimo. Va bene? Si può fare. Parlatene con noi, mettiamo allora anche il Carlo Alberto e li inseriamo. Ecco qua i tre marenghi. Cosa faccio? Vado a chiudere il mio scrigno, eccolo qua, protetto. Eh? Protetto. Non importa se vedete bene o non bene, sono tre monete d'oro, eh. sono i tre marenghi. Il regalo non basta, andiamo a leggere, andiamo a vedere la storia del marengo, viene qua rappresentata. Eh, le potete studiare, analizzare, leggere, conoscerne l'origine dalla battaglia di marengo, Spinetta Marengo, Alessandria, gli amici di Alessandria oggi ci sono, chiamo un po' ad Alessandria, eh, dove Napoleone diventa apre eh, la sua eccolo qua finalmente ce l'abbiamo eh. finalmente ce l'abbiamo la grande onorificenza del collare dell'annunziata vediamo una volta per tutto com'è sto collare dell'annunziata eh, che forza di vederlo sulle monete è questo è una bella cosa signori col fert scritto di cui si hanno diverse interpretazioni il famoso Fert, vedete, che si trova sul bordo delle monete, la massima onorificenza dei Savoia. Tutte le monete lo portano, più o meno accompagnato loro, a corona d'alloro di quercia, allo scudo Sabaudo. Ma qui si studia la storia del Marengo, signori. Qua si studia la storia del Marengo. I vostri Marenghi, quelli che state scegliendo, li potete... Adesso accoglio, guarda, io voglio da solo Carlo Alberto perché mi manca, va bene, va bene, si può fare. Allora adesso li colloco qua all'interno, non li metto più in cornice, va bene? Tanto abbiamo l'immagine, il fermo immagine che ce lo ricorda. Cristina ricordami che li metto qua dentro, eh. eh. E qua abbiamo modo, se volete implementare la vostra collezione di Rio, voglio eh, collezionare i marenghi d'Italia, i marenghi di Grecia, il marengo di Albania esisteva, il marengo di Russia che è il 7,5 rubli d'oro di Nicola II, li mettete anche qui, oppure tutti i marenghi d'Italia Napoleone compreso, li collocate in questi scrigni. Non preoccupatevi, scegliendo da noi, ma io ho completato lo scrigno da qui 5, vorrei quello da 6, perché sto comprando altri marenghi. Scegliendo i marenghi bolaffi, state tranquilli signori, non vi faremo mancare lo scrigno. State certi, non preoccupatevi, ma sai, non devo, ho il marengo di Marengo, il primo, quello blasonatissimo, che misura un millimetro in più, negli scrigni abbiamo... Quello spazio per il Marengo di Marengo. Signori, mi dispiace dire di no a chi sta telefonando perché gli ha avuti l'eredità da altri luoghi, li ha comprati da altre parti. Ma questo è dedicato al cliente Bolaffi. Questo è dedicato a voi. Eh? Esatto. Eccole qua l'immagine dei tre, quelli sotto i 2000 euro. E poi andiamo avanti. Ma possibile che quell'elios, signori? Possibile che quell'elios. Eh, sia ancora possibile che quell'Elios sia ancora lì. Allora adesso prepariamoci perché voglio darvi una bellissima sorpresa. C'è un'immagine bellissima dedicata Ci sono tante immagini bellissime dedicate a Paolo VI. E vi faccio un regalo perché siete in tanti all'ascolto e siete bravi oggi con me, siete gentili. Eh? Arrivano i complimenti, quindi dobbiamo fare una, dare una possibilità a tutti in più. Cristina. Potrebbe essere. Sì, sì, ci stiamo pure in diretta perché qua vi appoggerò delle monete che dovrete vedere. Paolo VI nasce in un, uh, vicino, vicino a Brescia, mm? in un paese, un bel paese tra l'altro, c'è la sua casa natale, eh? pensate a Papa Giovanni, provincia di Bergamo, insomma, eh, vi furono luoghi importanti proprio. Quello che adesso ho da presentarvi e che posso offrirvi è la collezione completa delle monete di Paolo VI. Quindi entriamo nell'ambito, facciamo un passo indietro. La monetazione vaticana ha un forte apprezzamento, dalle origini fino a Papa Francesco, beh prima si parlava di Stato Pontificio, eh, prima si parlava addirittura eh, di ehm, di, un, di monete legate eh, sempre all'emissione aura ma non con questa complessità. Parliamo di un periodo eh, vicino a noi, certamente. Questo è un album che contiene tutte le monete, attenzione signori, tutte le monete di Paolo VI, tutte quante. praticamente completa e l'ha accolta. Guardate com'è stato strutturato. Quindi per chi dice ma io sì, poi mi fermo, cioè scelgo queste, le scelgo tutte e non ci penso più. Poi me le guardo, le osservo, le apprezzo. Monete di Città del Vaticano. Sfogliamo le nostre pagine. Paolo VI. Ma attenzione la sua storia certamente, ma anche, lo leggiamo, la monetazione Paolo VI comprende 17 serie di divisionali, allora qui stiamo parlando ovviamente non dei piccoli divisionali, ma tutte le monete, eccole qua, tutte no, anzi scusate, tutte quante, stiamo parlando di tutte quante le monete, però il mio problema è mostrarvele le abbiamo uh, tutte indicate su queste pagine iniziali le monete sono all'interno di queste taschine che si aprono con grande semplicità basta scostare e sollevare col suo distanziale esempio preso le due lire talma eh, italiana metà, metalli significa eh, perché è una composizione particolare una lega particolare con all'interno la forza, le virtù Logali, cardinali, eh, cardinali, sono a rappresentare, eccola qua, la moneta piccolina, tra le mie mani. Ma attenzione, arriveremo anche alle 500 lire d'argento. Tutte le monete del grande Paolo VI, figura importantissima, importantissima, forse un po' più silente rispetto ad altre figure, di grande eleganza, di grande saggezza. A lui chiudere e completare quel concilio così difficile aperto da Papa eh, Giovanni, il Papa Buono. A lui i grandi viaggi e l'avvicinamento dei popoli, guardate l'abbraccio con la Tenagora, l'Oriente che incontra l'Occidente con un dialogo difficilissimo. E le monete, la collezione completa di Paolo VI, 66 monete dal 1963 al 1978. 66 monete, tutti i fogli d'album. In omaggio vi diamo anche il catalogo delle monete del Vaticano di cui poi parleremo. Lo so che adesso è difficile poterle vedere, ne sono cosciente. Io adesso sfoglio queste pagine in modo eh, un pochino più vago perché ovaco, ma li mi fermerò, mi soffermerò a mostrarle. Possiamo magari già avvicinare queste. È chiaro che la presenza della, mh, della taschina trasparente andrà a rifrangere. Il 500 lire argento stemma, 11 grammi il peso, in argento quasi 3 cm, 29 mm. Come vedete questi sono gli spazi formati da tre pagine, perché? Perché io vi do la collezione completa e quindi dici guarda che bello, le posso, io vado a chiuderla così, ma stai pure, stai pure Fede. Eccola qua, no, no, stai pure anche sulla singola moneta, anche se non è così magari efficace in un primis, ma ecco, le abbiamo. Il 10 di Ritalma è il buon pastore. L'immagine straordinaria disegnata da Emilio Greco, colui che Picasso considerava il migliore scultore d'Europa. Emilio Greco, guarda la Sicilia, Cristina, la, è bellissimo no, questo? La Sicilia ancora una volta perché Emilio Greco, Messina, ecco forse il numero di prefisso che ho sognato. E um, so, è, è da casa direte, e da casa direte, Alessandro, vabbè, ok, capisco, ma a noi ci interessa un po' relativamente no, dei tuoi sogni, e avete ragione, e avete ragione. Mamma mia, che immagine! Che è una statua di cera questa. Eh? Bellissima. No, ma sembra che Enrico abbia preso questa. Eh, me ne dai una più viva? Me la raccomando. Sì, no, ma poi anche una foto quella. Allora, l'argento stemma, guardate che bellezza. Allora, tutte le 66 monete, comprese le monete d'argento, a 500. A soltanto 565 euro è la proposta numero 18, bravissimo, grazie, grazie, ma sono un'immagine più bella dell'altra. Dicevo, composta da tre pagine perché la prima che illustra la moneta sottostante, la seconda, la terza per chi non avesse la moneta, ma qui il problema non sussiste, è lo schema di cosa mancherebbe nella collezione invece le avete tutte, le avete tutte queste monete. Parlare di Vaticano significa darvi le monete divise per gli anni di papato e qui avete tutto il periodo. E il gesto anche bellissimo, mi viene in mente adesso il buon pastore, eccolo qua, di, eh, di Paolo VI che implora perdono eh, per, eh, durante il sequestro di Aldo Moro. Chiederà, si inginocchierà davanti ai rapitori, inteso in senso metaforico, no? Il buon pastore. Grandi maestri hanno eseguito i bozzetti e inciso e preparato poi il lavoro dedicato a quello che sarà ovviamente la coniazione delle monete. I simboli apostolici, una bellezza. E tutte queste monete le troverete pubblicate. Perché in regalo vi diamo il catalogo. No, 5 chiamate disponibili. Cinque chiamate disponibili. Non aspettino di vederle tutte. Sì, si può anche aspettare di vederle tutte. E chi l'ha detto? Io no, e chi l'ha detto? Ma se arrivano cinque chiamate contemporaneamente, o due, poi tre, è una serie. 66 monete sono tante, signori. Sono tante. Vogliono vedere il catalogo, Cristina? Va bene, facciamo subito vedere anche il catalogo. Perché è il catalogo dedicato al Vaticano. Eccolo qua. Poi vi mostrerò la moneta nella sua interezza. Concesio, ecco concesio è il luogo di origine, gli amici di Brescia della d'Italia, allora divisi. Si parte da un Papa molto, ma tutti sono stati molto importanti. Catalogo di Città del Vaticano dal Concordato in poi, dal, no, non da Pio IX perché Pio IX apparteneva ancora allo stato della Chiesa e poi non solo perché poi ci fu, eh, entrarono i bersaglieri da Pio XI. Pio XII, tutte le diverse monete, arriviamo a quelle di Paolo VI e qui avete il catalogo completo, certo questo va in dono, eh? questo va in regalo, grazie, guardate questo Paolo VI, Dario da Salerno, grazie, un saluto agli amici di Salerno. eh. Allora, ogni tanto mi piace, poi massima privacy, però se mi dite ok, io vi saluto volentieri. Questa immagine è molto emblematica, eh? è ancora Uoitiwa, Carol Uoitiwa, ma non è ancora Giovanni Paolo II, cardinale, Cardinale Uoitiwa, e la monetazione dopo la sua storia che appare, eccolo qua. C'è anche quella bellissima Con Kennedy, ad esempio. Eh. Eh, vediamo, vediamo proprio ecco, le indicazioni. Anche il numero di tiratura, le possiamo leggere una a caso va bene comunque. Tanto sono tutte presenti 66 le monete. Il 20 lire carità bronzital, bronzo italiano. È eh, così chiamato tiratura 270.000. È un numero bassissimo. Il dritto al rovescio, sul dritto, ovviamente sempre Paolo VI. Può essere con Zucchetto, può essere con Chiara, può essere cioè con i diversi abbigliamenti che lo contraddistinguevano. E sulla destra le immagini, eh, le scene eh, dei diversi soggetti e la ricchezza dei diversi soggetti che appartengono alla collezione di Paolo VI. Ancora chiedono monete romane e greche, e mi fa piacere. Però datemi tempo, qui siamo ancora su richiesta, quindi intanto se non vado errato, questa era proprio stata richiesta da Dario, quindi lo possiamo dire, è eh, presentata proprio per il gentile Dario e va bene, abbiamo qualche possibilità, arriviamo ovviamente per il catalogo del Vaticano, arriviamo fino alla soglia dell'euro, quindi all'ultima moneta in lire. Prepareremo certamente poi le successive monetazioni. Allora voglio ancora mostrarvi qualche moneta eh, mentre eh, quindi andiamo a identificare, qua devo essere però un pochino più agevole nella presentazione. Io non so, c'è questa Vergine tra le messi che mi fa letteralmente impazzire. Eh, non perché ho casualmente l'ho presa, l'ho incontrata, ma perché è una bellissima immagine, eh, non è in argento, è un 50 lire, gli argenti sono quelli da 500 lire. Mm? Quindi parliamo di un periodo storico recente. La qualità è quella che viene chiamata splendida. Mm? mediamente qualità splendida o ancora di più quindi siamo tra le più elevate possibili chiediamo sempre scusa per la rifrazione la Vergine accompagnata vuoi che le avvicino eh, Federico? il tempo ovviamente è di dare la giusta inquadratura Orientamento Avrei, avrà una forte rifrazione perché molte volte sono, sono monete che venivano emesse e venivano subito raccolte dai collezionisti. In alcuni casi erano esclusivamente dedicate ai collezionisti. Questa vergine tra le Messi è qualcosa di veramente grandioso. Grazie. Grazie, un saluto a Gorizia, mamma. grazie. Come ad esempio questa, queste 500 lire in argento che sono, che è la croce di spighe, il pane, il pane quotidiano, croce di spighe. una dell'argento, una delle 66 monete. una delle 66 monete. Oppure da vedere e da apprezzare anche quelle verso l'anno santo, il bronzo verso l'anno santo, ma tutte sono veramente eh, il fanciullo in preghiera. Vi faccio vedere questa. Eh. Gesù con bambino, lasciate che i fanciulli vengano a me. È un 50 lire, ma risulta, molte risultano già introvabili. Lasciate che i fanciulli vengano a me. Scusate, la oriento appena meglio. Non è argento, sono le 50 lire, ma sono apprezzate, apprezzate. E tutta la collezione completa, album, catalogo. Monete della Città del Vaticano in regalo, album, pagine d'album. Come vedete, non è un semplice album da collocare in qualche modo, ma bensì ha la sua forza così notevole, grazie, così apprezzata, così apprezzabile proprio per poter distinguere, segnalare l'unicità, la peculiarità eh, di quanto Bolaffi vuole chiaramente offrirvi. Allora, benissimo, attenzione c'è una chiamata che riguarda eh, un'informazione un sui, eh, sui nostri orari, giusto Cristina? Allora, andiamo un attimo in breve, eh, facciamo una cosa, allora, poi il rush finale. Eh, allora. Eh, vi indicherò io gli orari, ovviamente una piccola registrata di un minuto, ma per darvi gli orari, i nostri appuntamenti nelle diverse emittenti. Giusto, sono una serie di numeri di orari, spero non sia troppo mh, eh, magari veloce la mia, eh, la mia espressione, ma eh, potrebbero essere salienti per chi ci sono nu nuovi telespettatori, quindi per chi magari vorrà seguirci ancora in futuro, e eh, auspichiamo questo, ovviamente. E poi faremo vedere ma sempre in un minuto, il primo dei nostri negozi che corrisponde anche alla nostra sede. Quindi ehm, andiamo però in ordine e intervalliamo la mia presentazione. Un minuto di informazione eh, che vi diamo eh, proprio in, in ambito della Bolaffi. Allora, prima gli orari dove seguire e come seguire le nostre trasmissioni. Dal 1890 Bolaffi è azienda protagonista del mondo del collezionismo filatelico e numismatico. Sono Alessandro Gea e mi occupo del coordinamento dell'attività televisiva Bolaffi. Grazie alle vostre richieste siamo da oggi in grado di offrirvi più canali tv e maggiore programmazione perché possiate vederci meglio da tutta Italia. Potete seguirci tutte le sere della settimana dalle ore 21 alle 24 sui canali 139 e 228 del Digitale Terrestre e su Sky869. Il nostro storico canale 127 e Sky 825 lo potete seguire il lunedì, il martedì e la domenica dalle ore 21 alle 24, ma anche nei pomeriggi del lunedì e del mercoledì dalle 17 alle 20. Un nuovo canale si aggiunge alla nostra programmazione è il 132. Lo potete seguire il lunedì e il martedì dalle 21 alle 24, ma anche il martedì pomeriggio dalle ore 17 alle 20. Per ulteriori informazioni e per vedere tutta la programmazione settimanale collegatevi al nostro sito bolaffi.it. Potete seguirci anche in streaming. Vi aspettiamo, non mancate. Ecco signori, spero di non avervi inondato eh, di, di orari, certamente, però identificate e poi trovate anche tutto sul nostro sito se avete abitudine a seguirlo. Adesso, poiché chiedevano informazioni sui nostri negozi, eh, Bolaffi dal 1890 alla sede Torino con il suo negozio anche, e poi Milano, e poi la rinnovata sede di Verona, e poi Roma, vediamo un attimo, vi invito un attimo, un minuto, nel negozio di Torino, eh, proprio perché eh, così vedete un po' la collocazione in centro, in via Cavour, eh? vediamolo. Il negozio Balaffi di Torino, situato nella sua sede storica nel cuore della città, è pronto ad accogliervi per farvi conoscere l'affascinante mondo del collezionismo filatelico e numismatico. Il personale del negozio vi attende con competenza e cortesia per offrirvi un'ampia scelta di ciò che non è semplicemente una passione, ma anche una concreta opportunità per diversificare i vostri risparmi. Bolaffi, dal 1890. Per noi la storia è un oggetto da collezione. Ecco signori, ci siamo. Intanto grazie, andiamo in picchiata proprio. Abbiamo tempo, chiedano di tutto. Intanto, piano piano il setto cerca di, di muovere anche sulle nuove possibilità e proposte. Andiamo un attimo a vedere, eh, nuovamente, la vostra eh, richiesta sull'antica. Sull eh, sui sesterzi dell'antica Roma, quindi ci concentriamo eh, sulle monete eh, di, eh, della dinastia dei Severi, e cioè abbiamo eh, Settimio eh, Severo e Alessandro Severo, nell'ordine, eh, ecco le due monete che troviamo assieme, così le confrontiamo. Pensate, il materiale è lo stesso, e cioè oricalco, eh, non si differenzia uno dall'altro. Tra l'altro sono state messe non a grandissima distanza una dall'altra, certo anni, decenni, però ehm, il cambio di colore è dato esattamente da quella che è stata la, il modo di ehm, il luogo. Magari addirittura venivano interrate eh, le monete, non è alla fiaba del. venivano interrate le monete. E cioè eh, venivano esattamente magari sì, eh, conservate all'interno di qualche urna, eccetera, di qualche orcio, ma venivano interrate. Era il modo migliore per evitare, poi, eh, per evitare il, anche quello che potrebbe essere la sottrazione in debita, magari anche da parte dello Stato. Eh, chi può dirlo? Magari anche da parte dello Stato. Quindi eh, ne, eh, possiamo proprio considerare, apprezzare il senso in modo specificatamente così compiuto la richiesta ricordiamola proprio per il nostro pubblico ce l'abbiamo a sinistra del vostro, ecco adesso inquadrato settimio severo e sesterza settimio severo, proposta numero 5 è anche un po' una carellata per chi non ha potuto seguirci prima sappiamo di pubblico che era in casa eh, non so, alle, alle alle 19 e quindi c'è sempre un po' la consueta domanda su vedere cosa eh, mi sono perso cosa c'era cosa avete da presentare e allora importante sesterzio in oricalco quindi in ottone di Alessandro Severo del 222-231 scusatemi, Settimio Severo del 194 d.C 1790 euro è la proposta numero 5 proposta numero 5 Grazie anche per chi sta chiedendo informazioni. Attenzione signori, questa sera alle ore 21 saremo nuovamente con voi. Io sarò in trasmissione, sarà Cristina in trasmissione, ma ci sarà Lorenzo eh, che vi accompagna ancora sulla numismatica dalle 21 alle 24. Eh, qualora richieste analoghe benvengano, eh, ci sarò, ci saremo e potremo accontentare certamente e indubbiamente il nostro pubblico benissimo l'altro sesterzio che, ecco bravo Enrico grazie, l'altro sesterzio che abbiamo visto è eh, la proposta dedicata al successore non immediato ma sempre dei severi quindi ci sarà un intervallo di alcuni imperatori che saranno rivali assolutamente ai casati dei severi ma eh, vediamo l'Alessandro Severo anche qua c'è un ulteriore passaggio tipologico proprio dell'immagine. Siamo nel 222-231 d.C., o ricalco sempre, 30% la qualità della moneta, 720 euro signori, prezzo bassissimo. Tengano presente che alcuni sesterzi tolgono il... Il rango, il, tolgono i primati, certe volte addirittura gli aurei, o perlomeno, o perlomeno anche le monete d'oro romane, in certe aste internazionali, devono non piegarsi, ci mancherebbe, ma competono con i sesterzi, e così anche la bellezza dei denari. Quindi ci sono delle, eh, delle scelte adeguate, importanti, vi è chi colleziona ad esempio sesterzi. Ed è una collezione assolutamente giusta, assolutamente opportuna. La richiesta per i sesterzi di Alessandro Severo è di 720 euro, l'abbiamo detto, e la proposta è la numero 6. Nulla vieta di poter abbinare eh, le due proposte. Sì, assolutamente, nulla vieta di poter abbinare le due proposte. Sì, Cristina, volentieri, eh? uh, indubbiamente. Indubbiamente. E sarebbe magari considerare anche un pagamento del tempo, ma questo vale anche se ne scegliete una soltanto delle due, eh? questo lo ricordiamo. Torniamo alla Grecia, ma attenzione andiamo a vedere Elios e andiamo a vedere, eh, intanto qui abbiamo una piccola segnalazione su quello che sarà la nostra trasmissione di domani. Eh? Quindi domani. Avremo occasione nella filatelia, quindi Francobolli, dalle 21 alle 24, c'è un piccolo accenno, un messaggio così eh, dedicato anche ai Francobolli della Repubblica Italiana. Eh, intanto il Helios e eh, il tetradramma di Zeus, eccoli qua, che vi accompagnano, anzi che vi invitano a scegliere quella monetazione, peraltro importante per dimensioni per eh, età eh, il più recente dei due il di dramma di Elios l'auriga del, del carro del sole ma siamo nel 300 avanti Cristo eh, come inizio diciamo di eh, lavorazione di coniatura in, di questo specifico soggetto eh, a Rodi e il periodo è un periodo ampio perché va tutto il il secondo secolo, dal 304 al 189 avanti Cristo. Quindi il, si muove proprio nella eh, perfetta eh, identità legata a questa, a questa bella moneta. Richiesta tonde, tonde 2500 euro per il dramma di Helios tetradramma di Zeus, lo vedete, lo vediamo tra breve, quindi non prendiamo troppo tempo, cioè non, non corriamo, bravo, rimaniamo su questo, perché sento le chiamate, sento eh, le segnalazioni, sento la curiosità e vorrei, mi piacerebbe anche poter fugare eventuali, ma non dubbi su Bolaffi, ma sul fatto di dire faccio questo passo, lo faccio, signori, non ve ne pentirete, ho visto più persone... Dicendo, l'avessi presa allora, l'avessi scelta allora, avessi avuto modo di poter allora apprezzare eh, di scegliere e poi invece non l'ho fatto. Ma che peccato, sono perfettamente d'accordo con voi. Che peccato, bene, allora visto che abbiamo parlato signori eh, di Roma, visto che abbiamo parlato di Grecia, visto che eh, il tetradramma di Zeus, l'altra moneta merita assolutamente la visione, l'altra è grande moneta, stiamo apprezzando adesso il dritto eh, con il volto così saggio, così vicino, così possibile, così tangibile che è quello legato proprio all'immagine di Zeus su questa eh, moneta Macedone, per l'importante zecca di Anfipoli che proponiamo a 2640 euro, è la proposta numero due. Era sulle rotte commerciali dell'epoca la città di Anfipoli ed era stata scoperta proprio vicino al monte Pangeo una miniera d'oro. Ma questa moneta in argento testimonia come l'argento fosse tenuto in alta considerazione non solo in Roma, come abbiamo già visto, ma anche nell'antica Grecia. Viene annessa al regno di Macedonia da Filippo II nel 357, e là viene, diventa, viene eh, istituita una delle zecche più importanti del Regno Macedone. Recentemente è stata riscoperta perché nel periodo medievale venne... Eh, poco a poco dopo che entrò nell'orbita romana venne abbandonata, recentemente, bellissimo, grazie, queste monete originano da questo luogo, non le abbiamo trovate sottoterra eh, ad Anfipoli, la moneta deve subire un processo eh, di identificazione, di passaggio, cioè, si scava e si trova la moneta, attenzione signori, deve seguire un suo percorso regolare. Voglio chiarire che tutte le monete che trovate in Bolaffi sono monete che, eh, bellissimo questa immagine, facciamo proprio riferimento al luogo della Zecca, pensate, vennero trovate, la città di Anfipoli, eh, vennero trovate, cioè sono assolutamente eh, legalmente in grado di essere proposte, acquistate e vendute. Quindi eh, questa è una certezza importante, signori, in ciò che vi stiamo offrendo. Non è così, ma dammi un momento di chiarimento importante, eh, signori, cioè attenzione perché il famoso fai da te può portare uno a un acquisto sconsiderato a livello di autenticità. Attenzione, non è facile. I nostri esperti sono molti e sono molto qualificati. È bella, sì, mi sembra vera, guarda la patina, non vuol dire niente, ci vogliono strumenti, occhi, esperienze e tanto altro. Quindi il fai da te è pericoloso, molto. E c'è anche un altro aspetto pericoloso. Ma se fosse stata una moneta di indubbia provenienza, ecco questi certificati, ma anche la semplice dichiarazione di Bolaffi, scelta da Bolaffi, bene, a posto. Ma lo dice una persona che prima ancora considerava già Bolaffi, eh, non, i capelli bianchi mi sono venuti in altra sede, in altri luoghi, nel senso come età, ma. Quando si parlava di Bolaffi, Chapeau, anche ad altri livelli, no? Chapeau. Quindi il nome Bolaffi, la dichiarazione che può dare Bolaffi sia sì, acquistata da noi, certo, è una differenza, fa la differenza, è importante, non siamo gli unici nel settore, ci mancherebbe, ci mancherebbe, ci sono valide realtà, ci mancherebbe. Ma attenzione al fai da te, attenzione alle provenienze, attenzione anche a una certa esperienza che fa dire sì, è una moneta buona, guarda, sta trattando, perché noi mettiamo fotografie o dichiariamo certe cose? Perché noi parliamo. Proprio per questo motivo. Ma il C è una piccola moneta, ha il certificato di non di qualità ma di autenticità, che è il primo passo, non ha bisogno di fotografie, eccetera, perfetto, perché l'ho scelta da Bolaffi, benissimo. Questo mi sta proprio a cuore poterlo mostrare, allora andiamo avanti. Perché abbiamo le vediamo nell'ordine eh, le, eh, le tre monete dei papi. A questo punto, eh, anche se non ho molto tempo, mi trovo un po' in difficoltà col tempo per poterle segnalare. Ma le vediamo tutte e tre. No, ancora, ancora. Vabbè. Eh, dai, vediamole però, dai, allora pochi istanti perché c'è ancora richiesta su quell'Elios, però signori, non voglio alzare la voce su quell'Elios. Vediamo le tre monete dei papi e poi andiamo sull'Elios. Sono Pio 11 e Pio 12, quindi il momento del, dei patti lateranensi. Per, eh, per il primo di questi papi e Pio XII, il papa che attraversò le guerre, eh, quindi il, eh, un momento saliente, importante, la seconda guerra mondiale. Allora, intanto abbiamo Pio XI, cioè la seconda guerra mondiale, le guerre, la prima guerra fu attraversata eh, ovviamente in altro modo ancora, la seconda guerra mondiale con Pio XI. La moneta che vediamo nel 1931, esatto, è qua inquadrata, eh, 85% di qualità a 1.020 euro. Sì. Ricompor eh, facciamo Cristina, proprio l'origine stessa. Eh? L'origine stessa. E eh, le altre due monete sono nell'ordine, se no è, è più facile, ma non eh, direi di no, direi di no, facciamo in tempo a vedere proprio questa, queste proposte. Io 12 con eh, l'anno santo e lo stemma del 1950-1958, scusate ma dobbiamo tornare assolutamente su Helios a furor di popolo, quindi eh, il senso buono, eh. Non, eh, vediamolo, N nuovamente Helios perché eh, eh, non abbiamo molti minuti e, e sono due o tre persone che stanno gravitando L'importante è arrivare per primi, poi se fosse una quarta persona che magari non si era dichiarata va bene lo stesso, adesso lo andiamo a centrare. No Cristina ci penso io, eh, assolutamente. Mentre andiamo proprio a centrare queste eh, realtà, queste realtà gli dedichiamo schermo intero, eh, ecco gu guarda, eh, schermo intero proprio per poter apprezzare... E avete ragione la scelta. Duemila cinquecento euro. Due euro. Eh, con il. Di dramma di Elios 301-189 avanti Cristo. Rodi l'abbiamo già indicato. Questo non è lo Zeus dove è coniato sotto il regno di, scusate, di Filippo II, ma bensì è una moneta che ha avuto un ampio arco di tempo e che è stata replicata per un ampio arco di tempo. Ma attenzione trarrebbe in inganno dire, ma mamma mia, una moneta che, è stata, eh, che viene considerata a più di 100 anni, no? a 110 anni circa, quante ne avranno fatte. Signori, non se ne conosce il numero, ma si conosce quante oggi sono in giro, pochissime. Non sappiamo se c'è qualcuno che ne ha forzieri pieni, lo escludiamo, signore. Eh? e soprattutto in questa, qualità, in questa qualità, monete che sono state magari fuse, coniate e poi ricognate, con altre effigie, difficile, ma può capitare, monete fuse per farne altro argento, sì, tondelli d'argento, certamente, certamente, quindi questa bellezza che verrà conosciuta nel Mediterraneo e non solo... Questa rosa di Rodi, perché Erodi eh, è la, la, la città di Rodi che eh, va a segnalare, la zecca stessa che va a segnalare la grandezza di quanto stiamo vedendo, questo di dramma di Elios, zecca di Rodi, isola della Caria, eh, la più grande delle isole del Dodecaneso che fu luogo di insediamenti umani fin dalla preistoria, segnale permette veramente di giungere a questa, a questa grande possibilità, a questa grande bellezza. E non mi sposto più perché ormai con 5 minuti... Allora, se siete... Non le faccio più vedere invece le altre due... Ne ho solo una coppia, vediamole, dai, vediamole. Ne ho solo una coppia, signori. Eh. Medusa, e eh, avuto, sono state delle conferme: ne avevo tre. Possibili, due, due coppie confermate. Questa è l'ultima, eh, abbiamo ancora una possibilità. La vediamo ancora una volta e poi andiamo sulle, sullo Zeus, giusto per non essere troppo insistente, eccole qui. Ormai una unica chiamata proposta numero uno. 875 euro per la Medusa, l'imperatrice, colei che folgorava e rendeva di pietra chi la guardava. E, eh, eccola, e Castore Polluce, i gorgoni e i Dioscuri. Eh, i figli di Zeus e le tre sorelle di cui la Medusa era una delle tre sorelle 875 euro l'altra ah, ecco i rovesci benissimo i rovesci splendido l'altra che andiamo a vedere ci porta al tema del, eh, allo Zeus e quindi andiamo proprio a centrare l'immagine dedicata e poi eh, ti chiedo solo una cosa Enrico in chiusura se mi eh, puoi un attimo mostrare i tre marenghi se li hai ancora disponibili eh, cioè come immagine come fermo immagine che è un pochino più rapido e più semplice ma di quale chiusura stiamo ti prego su Zeus scegli le due possibilità senza fretta tanto non ci muoviamo da queste due monete Zeus Filippo II con eh, quel cavaliere con la cavalletta, perché eh, sul rovescio vedremo un simbolo di una cavalletta tra le zampe anteriori del cavallo, eh, che è eh, questo tetradramma di Zeus. Ecco vi è una cavalletta, diciamo al di sotto della zampa sinistra alzata anteriore chiaramente. Bene, allora non c'è più tempo, i maringhi li ricordiamo soltanto a Voce sono qua disponibili ancora per un paio di chiamate marenghi? Sì, due esattamente. Ne, se volete le tre proposte o le due proposte idem, perché Carlo Alberto e anche il eh, Vittorio Emanuele II. Allora, intanto grazie, e eh, senza fretta ci prepariamo. Sicuro? Abbiamo ah, vedevo l'orologio ma mi risultavano ancora quattro minuti, ma eh, giusto, è giusto c'è la sigla, è vero, quindi dobbiamo essere puntualissimi. Hai ragione. Allora venite a noi, non sto, anzi voglio qualche minuto per salutarvi così direttamente eh? a vista come suol dire. Eh, allora ehm, teniamo ben presente se riuscite a recuperarlo va bene, vai, teniamolo, teniamolo così e eh, non. Eh, eh, bene, un minuto, niente, allora siamo in chiusura. Ah, ci sono? Ah, ok, perché, ecco, grazie, li abbiamo trovati, benissimo Cristina, eh, è un piacere poter salutare il nostro pubblico, eh, riferiamo proprio anche al nostro pubblico il grazie del, di quanto ci state eh, seguendo, mi fa immenso piacere, un grazie ovviamente a tutte le persone che sono state all'ascolto e a chi ha partecipato. Insomma chi ha scelto? partecipato a un gioco a quiz. Questi sono i marenghi d'oro, ne parlino con noi. Attenzione, quello che state vedendo e che non è stato confermato come disponibilità, e se lo chiedete alle ore 21 sarà un piacere per noi presentarvelo, eh? perché io sono qua, eh, Lorenzo arriverà con altro in studio, scende in studio con altro patrimonio di monete, numismatica quindi. E eh, però queste le tengo disponibili per presentarle dalle ore 21 alle 24. Pausa di un'ora, cenate tranquillamente e poi prendete magari il caffè la sera. Mh, ma la vostra tisana, il vostro eh, liquorino piccolo perché bere troppo fa male, il vostro eh, piccolo cordiale o niente, eh? oppure il latte con i biscotti come piace a me, <ride> allora latte di soia ormai meglio, dicono che no, ma è bello anche l'altro. A me piace il latte di soia, però anche l'altro latte è buonissimo, quindi no, non facciamo differenziazioni, la Cristina preferisce l'altro, va benissimo. Anche a me, ma bevendo bevendone tonnellate è meglio non esagerare, come in tutte le cose. Allora, anzi litri, non tonnellate. Grazie a Federico per la sua presenza, il nostro cameraman. Grazie a Enrico in regia. Grazie a Cristina con il centralino, disponibile come sempre. La ritroverete anche alle ore 21. Grazie per i nuovi telespettatori e per i vecchi. Eh, questa volta devo dire che noi siamo mossi molto bene per tempo. Eh, vabbè, I vecchi, gli abituali, sanno anche come scegliere. Ma certe volte non aspettino loro, non si adagino troppo perché le novità poi svaniscono, novità storiche. Eh, poi svaniscono, allora mh, buon proseguimento con le nostre trasmissioni dalle 21 alle 24. Schierati saranno tutti i diversi canali delle nostre emittenti: Sky 2 canali, il 127, il 228, il 139, il 132 e chi più ne ha più ne ha 825 Sky, 869 Sky. Eh, da Alessandro Gea, grazie ancora. Buon proseguimento con Bolaffi nel prossimo appuntamento. Arrivederci a dopo.